comunale possa essere verificato dalla commissione competente. Vorremmo anche che il Collegio dei Revisori dei Conti esprima un proprio parere, perché la relazione fatta a suo tempo dal Collegio dei Revisori dei Conti diceva che le società partecipate non sono state controllate perché non abbiamo a disposizione alla data odierna i bilanci consuntivi. Chiaramente la documentazione, come tutte le altre documentazioni del conto consuntivo che venga fornita ai consiglieri comunali, e che dopo tali passaggi venga posto nel primo consiglio comunale utile all'ordine del giorno l'illustrazione di questi bilanci, e che il consiglio esprima una votazione su questo, perché se fossero stati pronti all'atto della votazione del conto consuntivo, il consiglio comunale avrebbe espresso parere anche sui bilanci delle società partecipate. Io non è che voglio oggi avere i bilanci, io voglio che, se l'amministrazione è disponibile a questo percorso, oppure a un percorso che permetta comunque l'obiettivo di verificare l'andamento delle società partecipate. Grazie, Presidente. Bene, consigliere Urbani, prego, assessore Tini. Io ricordo che era un impegno preso in sede di conto consuntivo, perciò ringrazio Urbani che ha fatto l'interpellanza. Io penso che il presidente Guidarelli, che è qui presente, non avrà nessun problema, diciamo, nel breve periodo, nel giro di 10-15 giorni, di convocare una riunione specifica, anche perché giustamente con le riforme. Diciamo la legge stabilità 2012, il controllo sulle società partecipate è un ulteriore adempimento che da farsi, perciò noi non abbiamo nessun problema a fare questo e chiaramente in quella sede verrà fornito tutto il materiale necessario, anche, anzi prima della riunione della Commissione, in modo che uno possa anche esaminare, anche perché è interesse di tutti, verificare quello che succede nelle aziende dove noi siamo, partecipiamo. Perciò questa interpellanza mi trova perfettamente d'accordo e io posso soltanto fare un auspicio al Presidente della Commissione che in tempi, diciamo, abbastanza brevi possa raccordarsi con il sottoscritto, con la dirigente del servizio finanziario per poter fare un'apposita commissione per trattare la materia. Bene, assessore Tini, per replica, consigliere Urbani, prego. Grazie, grazie Assessore Tini, io sono pienamente soddisfatto. Vorrei comunque, Presidente, visto che l'Assessore ha rivolto un invito al Presidente della Commissione, avere anche, se è possibile, una disponibilità anche da parte del Presidente, così diciamo, l'argomento si chiude e con piena soddisfazione. Grazie. Prego, consigliere Guidarelli. La disponibilità indubbiamente c'è, ne abbiamo parlato anche nell'ultima commissione, proprio anche su una proposta tua, per cui è ovvio che si tratta soltanto di stabilire la data, però che chiaramente ci siano i documenti a disposizione. Nel momento in cui ci sarà la disponibilità della pubblicazione dei documenti, io immediatamente convoco la commissione, senza nessun problema. Bene, consigliere Guidarelli, passiamo al punto numero 4, interpellanza sulle azioni che il Comune di Fabriano vuole intraprendere per contrastare la crisi economica che colpisce le imprese cittadine. È stata presentata dal consigliere Solari, il relatore e l'assessore Galli. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Vado a leggere l'interpellanza. Premesso che, come riportato dai dati della CGIL Marche riferiti al quarto trimestre 2012, nella nostra regione il tasso di disoccupazione è salito all'11,3%, toccando per la prima volta in 20 anni la doppia cifra, che la cifra di coloro che cercano un lavoro nella nostra regione è arrivata a 81.000 persone, 24.000 in più rispetto al quarto trimestre 2011, che coloro che cercano un lavoro dopo aver perso quello che avevano sono 38.000, 12.000 in più rispetto al quarto trimestre 2011, che tra gli under 24 la disoccupazione raggiunge la cifra record del 28,6%. Considerato che i dati Unioncamere Marche mettono in risalto che nel 2012 hanno chiuso 11.606 aziende marchigiane a fronte di 10.429 nuove aperture, che la nostra provincia presenta il secondo dato più alto per chiusura di imprese, 378,
che la CNA di Fabriano sottolinea come la situazione di grave crisi che interessa questa zona perdura da troppo tempo, mettendo in evidenza come alla scomparsa di aziende storiche di vari settori non segue più quel ricambio costituito da aziende giovani con una struttura in grado di garantire la continuità aziendale nel corso degli anni e che troppo spesso assistiamo alla chiusura di neoimprese dopo poco tempo. Che la CNA di Fabriano riporta come nel nostro comune il manifatturiero tra nuove imprese e cessazioni chiude con un meno 24 posizioni, le costruzioni non fanno meglio con un meno 11 e lo stesso fa registrare il settore dell'autotrasporto e che se ci soffermiamo sul tasso di sviluppo ci accorgiamo che paragonando la situazione dell'area di Fabriano con quella della provincia di Ancona abbiamo i seguenti dati: attività manifatturiere meno 4,13% contro un meno 2,70% della provincia di Ancona. Le industrie tessili addirittura fanno registrare un meno 20% contro un meno 3,20% a livello provinciale. Un dato emblematico che riguarda il brand che ci è riconosciuto a livello internazionale, ovvero la carta, anche qui ammontiamo a un meno 9,09% contro il dato provinciale del meno 4,29%. Interpello quindi il sindaco per sapere su quali analisi di mercato si basa la strategia del nostro comune per valutare eventuali interventi. In che maniera ci si rapporta con le associazioni di categoria del nostro comune, che azioni si intende intraprendere per andare a sostegno delle imprese locali e per attrarne di nuove, se l'amministrazione è in possesso di analisi di mercato dettagliate che riescono a fornire un'inquadratura specifica territoriale sulle imprese del comprensorio, se l'amministrazione ha sollecitato fondazioni, associazioni, reti di impresa a presentare i loro dati, studi, ricerche e proposte varie per comprendere le reali necessità delle imprese locali. Grazie. Bene, consigliere Solari, prego, assessore Galli. Sì, grazie Presidente. Interpellanza sulla quale la risposta potrebbe essere lunga, perché ci sarebbe chiaramente da discutere tanto su un argomento così corposo e fondamentale. Guardavo la data, e già ce lo dicevamo con Sergio, di deposito dell'interpellanza e la data è quella del fine maggio, 27 maggio. Chiaro che dopo il 27 maggio non è che la situazione è peggiorata, perché sappiamo che si è aggiunta la questione Indesit e è entrata praticamente nel caldo anche la questione Tecnowind. Sulla questione Tecnowind ha già riferito il sindaco, ora i dettagli possono essere diversi, ma la maggioranza è il 51%. E la riserva di passaggio è quella del 38%, questo giusto per un dato ufficiale corretto. Però è corretto dire che il passaggio delle quote è avvenuto ufficialmente, dunque non è ufficioso, per cui effettivamente il passaggio di proprietà e di governance di Tecnowind è praticamente avvenuto e ci auguriamo che questo, per quanto riguarda la competenza del Comune, senza entrare nel merito delle trattative che poi riguardano parti diverse imprenditoriali, sia un segnale positivo per evitare una caduta dei livelli occupazionali. È stata una vicenda molto lunga, mi sono permesso anche di riassumere brevemente questo passaggio, però è soltanto uno step, seppur importante, e adesso bisognerà monitorare e stare attenti alla fase ulteriore e successiva che dovrebbe dare luogo al perfezionamento del passaggio definitivo. Detto questo, per completezza di informazione, faccio riferimento all'interpellanza e vado per punti. Su quali analisi di mercato si basa la strategia del nostro comune per valutare eventuali interventi? I studi ai quali facciamo riferimento sono quelli che abbiamo a disposizione tutti. I dati che vengono analizzati, sui quali praticamente si può capire qual è la situazione, sono le fonti ufficiali che abbiamo a disposizione. Non più tardi di qualche giorno fa è arrivato a disposizione dell'amministrazione, ma anche pubblicato sulla rivista di Confindustria, i dati del centro studi di Confindustria che secondo me raffigurano in modo oggettivo e sufficientemente obiettivo qual è lo stato dell'impresa marchigiana in generale, quali sono i settori che evidenziano ulteriori cali e quali sono i settori sui quali si apprezza un segnale di ripresa e vengono anche date delle indicazioni su quelle che possono rappresentare strumenti sui quali intervenire. Altri studi
a disposizione sono quelli della Camera di Commercio di Ancona. Segnalo a tutti uno studio in particolare che ha analizzato tutti i dati di congiuntura economica della Regione Marche per i livelli occupazionali e per i settori del 2012. Lo studio Excelsior è pubblicato direttamente sul sito della Camera di Commercio, è molto dettagliato perché è un osservatorio che è stato fatto con particolare attenzione, evidenzia questi dati. Ci sono a disposizione anche gli studi della Regione Marche diretta sull'analisi dei dati. Dunque, diciamo che sui dati c'è la possibilità di avere un dato aggiornato che purtroppo praticamente incrementa nella direzione che abbiamo detto. In che maniera ci si rapporta con le associazioni di categoria del nostro comune? Devo dire in modo costante, in modo continuo per quanto riguarda la temporalità, cioè ormai possiamo considerare che il rapporto con le associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria è sostanzialmente permanente, come non può essere diversamente in un momento come questo. Dunque non c'è più una situazione di riunioni, c'è un contatto giornaliero sostanzialmente quotidiano sulla quale affrontiamo insieme, ci scambiamo le informazioni, i punti di vista e anche le strategie. Con le associazioni di categorie e anche con tutti i sindacati abbiamo avviato un percorso per una piattaforma lavoro, ovvero dall'analisi dei dati, dall'analisi che ogni associazione di categoria fornisce praticamente al comune, abbiamo ritenuto importante condividere i dati insieme, dunque tutte le associazioni di categoria, CNA, Confartigianato, CGA e Confindustria, e anche con le sigle sindacali, e aggiungo anche con tutte le associazioni agricole. E questo perché si possa continuare, perché non dico iniziare, continuare a ragionare su tutti le situazioni di difficoltà, di crisi, sulle quali interveniamo congiuntamente come parti sociali, e soprattutto cercare di capire quali sono i settori e le modalità con le quali favorire percorsi di riconversione e di aiuto. Una particolare attenzione viene dedicata ai casi più delicati, dunque Indesit, Tecnowind l'abbiamo citato, ma ne stiamo seguendo anche altri, e particolare attenzione a tutte quelle piccole e medie imprese che attraverso le segnalazioni... Fermati un attimo, Giuseppe. Per cortesia, è fastidioso, si sente parlare, è fastidioso, assessore... Alessandro, per favore, cioè, è fastidioso, si sente ecco, un brusio, per favore. Dunque, con le associazioni di categoria c'è un lavoro, ripeto, importante nella segnalazione anche dei casi più difficili, sui quali, se necessario, ci incontriamo e decidiamo le modalità operative, che possono essere il comune, l'associazione di categoria, l'imprenditore e i consulenti. Nei casi più particolari decidiamo se il tavolo deve essere ulteriormente allargato anche alla parte sindacale e, come nel caso Tecnowind, arrivare anche al tavolo in regione. Che azioni si intende intraprendere per andare a sostegno delle imprese locali e per attrarne di nuove? Allora, in primo luogo riteniamo importante prestare il massimo aiuto alle aziende che con tanta difficoltà, quelle piccole e medie imprese, continuano a lavorare e stanno soffrendo le crisi delle imprese alle quali sono collegate. Il caso Indesit, il caso Tecnowind è un esempio. Quando parliamo di Tecnowind non parliamo solo dei 300 e oltre dipendenti di Tecnowind, ma di numerosi fornitori o terzisti che hanno delle concentrazioni di portafoglio e di lavoro legate direttamente a Tecnowind. Dunque, in questo momento c'è un'attenzione da parte nostra, delle associazioni di categoria, anche e soprattutto a queste situazioni di riflesso. Un'attenzione anche all'informazione e all'orientamento delle misure esistenti. Noi riteniamo che una difficoltà, forse anche della filiera, lo diciamo senza problemi, con senso di responsabilità, è legato alla numerosa informazione, ma poi l'informazione va gestita. Cioè tutto quello che può rappresentare uno strumento di incentivo, di aiuto, l'informazione va bene, ma poi bisogna gestire l'informazione, condividerla con l'associazione di categoria e accompagnarla nelle fasi successive affinché sia sviluppata.
A riguardo, ricordo, ma poi lo farò anche sulla successiva interpellanza in modo diversificato, in modo da non sovrappormi, che in questo momento è aperto il Fondo Sviluppo Coesione, che è quella misura che si discuteva legata all'accordo di programma, ma inadatta nel momento in cui era uscita, ottobre 2012, perché la misura dell'accordo di programma prevedeva, attraverso la legge 181, solo la possibilità di investimenti superiori a 2 milioni. Chiaramente con le associazioni di categoria abbiamo subito intavolato dei rapporti con la Regione affinché l'importo fosse inferiore a 2 milioni, soprattutto per le imprese artigiane o per tutti quei soggetti che certamente non hanno la dimensione per proporsi con livelli di 2 milioni. A questo punto il Fondo Sviluppo Coesione, legato sempre all'accordo di programma dell'Antonio Merloni, prevede come limiti di spesa minimo 150.000 euro. Questo lo dico perché è importante, perché è stato definito in data 31 maggio 2013, dunque sostanzialmente da poco. I termini sono aperti e praticamente è possibile fare domande fino ad esaurimento fondi. Le domande possono essere presentate da tutte le piccole e medie imprese ubicate nelle Marche che intendono avviare progetti di investimento produttivo, creazioni di nuove unità produttive, ampliamento di quelle esistenti, progetti di sviluppo sperimentale ad essi riconducibile e start-up innovative. Il contributo a fondo perduto è fino al 20% per le mobilizzazioni materiali ed immateriali, del 50% per progettazioni e redazione di business plan, fino al 45% per attività di sviluppo sperimentale per attrezzature, consulenze, personale dipendente e materiale. Questo materiale che ho la possibilità di indicare tramite l'interpellanza del consigliere Solari verrà chiaramente messo a disposizione, vista la rilevanza, in seno alla Commissione Lavoro, in modo che ci possa essere la maggiore diffusione possibile. Potrei continuare nel dire quelli che sono le destinazioni del FEG, ma anche sul FEG si parlerà con la prossima interpellanza, e vorrei segnalare che è ancora aperto un bando nazionale per gli incentivi per assumere gli under 30 svantaggiati, questo con la possibilità da parte dell'imprenditore di avere un contributo di un terzo sulla retribuzione mensile lorda. Dunque under 30 svantaggiati, possibilità di assunzione con contributo nella misura del 30. Dunque, quando affrontiamo che azioni si intende intraprendere, si intende continuare a gestire l'informazione, a divulgarla il più possibile, a condividerla con le associazioni di categoria e soprattutto ad accompagnare i percorsi. In che senso? Se le procedure avviate sono procedure che viaggiano con una certa autonomia, non hanno incidenti di percorso burocratici, non abbiamo certo noi l'esigenza di starle a seguire, ma se ci vengono segnalati casi nei quali per motivi procedurali, e dunque intendo amministrativi, le procedure sono complicate, interveniamo con le associazioni di categoria per cercare di favorire il loro percorso. Se l'amministrazione è in possesso di analisi di mercato dettagliate che riescono a fornire un'inquadratura specifica territoriale sulle imprese del comprensorio, sì, sostanzialmente abbiamo eseguito anche in relazione all'accordo di programma una mappatura del territorio, sia per quanto riguarda la tipologia delle attività esistenti e anche volta ad individuare tutte le aree o i fabbricati industriali, artigianali, commerciali che possono essere praticamente proposti ad investitori, cercando anche di individuare qual è la dotazione tecnica di queste strutture, a livello proprio di cabine Enel, a livello di impiantistica, o a livello di attrezzatura specifica. Questo perché abbiamo visto che nei casi in cui si è fatta una richiesta del genere, l'amministrazione deve essere pronta a poter dare delle indicazioni, che poi chiaramente a quel punto vengono portate avanti dai soggetti interessati. Se l'amministrazione ha sollecitato fondazioni, associazioni, reti di impresa a presentare loro dati, studi, ricerche, proposte varie per comprendere le reali necessità delle imprese locali, credo che lo stiamo facendo in modo costante, permanente, continuo.
Questo perché lo riteniamo che sia necessario per avere più informazione possibile, per avere più forza possibile, riavviando anche percorsi di contatto con il mondo universitario, con le università. Voi sapete che il Comune di Fabriano ha aderito alla consulta permanente per lo sviluppo con l'Università di Camerino, dunque aprendosi ad un'area vasta che va verso praticamente la zona Camerte, questo San Severino, Tolentino, Camerino, Castelremondo, Matelica, Fabriano. Unifabriano con iniziative legate sempre all'università. Dunque diciamo ci stiamo muovendo su queste linee direttive. Il 18 luglio è previsto quello che avevo anticipato prima, un incontro di tutte le associazioni e categorie dei sindacati in cui cercheremo di mettere a fuoco anche un'ulteriore agenda dei lavori. Grazie Assessore Galli, prego Consigliere Solari per replica. Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per la risposta. Io ho fatto questa interpellanza e avevo intrecciato appunto le azioni che voleva intraprendere il Comune con la richiesta di una strategia e dell'elaborazione dei dati, perché da quello che ho sotto gli occhi vedo spesso una rincorsa a situazioni che purtroppo per il Comune arrivano e il Comune poco può fare. Ma siccome questa azione insomma a babbo morto, come diciamo noi, Ma quello che vorrei chiedere e che chiedevo è, per esempio, tutte le analisi fatte dall'Università di Ancona, dalla Politecnica, dalla Fondazione Casse Risparmio, noi magari finanziamo anche tutte queste ricerche, poi però sono dati che rimangono lì, che non hanno mai un seguito, o la ricerca non è adeguata, oppure arriva tardi, oppure non lo so. Nel senso che è importante elaborare una strategia in cui il Comune dia il là verso una nuova prospettiva piuttosto che stare sempre a rincorrere i fatti quando accadono. Per esempio sulla TARES in discussione oggi magari si poteva discutere il fatto che per le nuove aziende, per incentivarle a venire ad investire nelle nostre zone, si potrebbe proporre l'azzeramento della TARES per un tot di anni. Cioè noi competiamo a livello globale con una nazione, per esempio la Bulgaria, che per i prossimi 15 anni non chiederà nessuna tassa alle aziende che andranno a costruire là e che contribuirà nella maniera del 25% alla costruzione dei capannoni. Allora, se noi entriamo in quest'ottica come amministrazione, essendo il Comune l'ente di prossimità più vicino al cittadino, forse qualcosa riusciamo a tirare fuori, perché altrimenti andiamo incontro a una deindustrializzazione totale. Cioè questi sono i nostri concorrenti. Il Comune può fare questa richiesta alla Regione, a sua volta alla Conferenza delle Regioni, a sua volta al Governo, perché altrimenti non ne usciamo. Cioè è importante quello che ha detto Assessore sulla mappatura del territorio per quanto riguarda i fabbricati e chiedo ufficialmente che un aggiornamento costante su questo, perché è una prospettiva che ci può interessare. Però ecco, ripeto, magari sulla TARES invece di andare secchi in maniera tecnica facciamo un'elaborazione politica, cioè dobbiamo far fruttare questo territorio, Fabriano deve essere attrattiva, dobbiamo sfruttare tutto quello che abbiamo sotto mano, tutto quello per cui il Comune può incidere. Proporre a un'azienda, vieni a investire a Fabriano per i prossimi 5 anni, la TARES non ce l'hai, potrebbe essere una proposta. Però è questo che io chiedo, una strategia a lungo termine che il Comune proponga. E soprattutto, ecco, cioè io capisco che le fonti ufficiali di Confindustria possono essere importanti, però sicuramente non sono mirate sul nostro territorio. Cioè, c'è bisogno di analisi e di dati che riguardano esattamente la posizione. È un circo sto consiglio, Presidente. Non lo so. No, non per l'assessore, ma perché. Quindi ecco questo, chiedo una strategia. Continuo che sono ormai. Quindi chiedo per esempio i dati che ogni tanto elabora la fondazione della Carifac insieme con la Politecnica, spesso li leggo come dati che ormai non servono più a niente. Questi dati sono finanziati, ci servono, in che maniera vengono utilizzati, perché poi c'è sempre il patrocinio del Comune di Fabriano. Sarebbe interessante sapere se
sarebbe interessante sapere se i dati che ci vengono proposti vengono in qualche maniera elaborati, utilizzati, servono a elaborare nuove strategie per il comune di Fabriano, altrimenti sono soltanto delle vetrine che facciamo nei salotti fabrianesi e poi finiscono lì. Ecco, soprattutto sapere se sono finanziati in qualche maniera al nostro comune. Quindi, concludendo, ripeto, per la terza e ultima volta, sono importanti i dati, se questi contribuiscono a una strategia, la prossima volta vado a fare il consiglio comunale, la tenda e il circo Orfei. Grazie. Sentite, dalla prima seduta consigliare abbiamo affisso i cartelli, i telefoni per favore, mettete la suoneria. Cioè, perché non mettete la suoneria? Abbiamo affisso i cartelli. La vibrazione, scusi, la vibrazione. Prego. Grazie Presidente. E niente, ribadisco la parte finale, cioè i dati che ci vengono dati da queste associazioni sono importanti se poi riusciamo a elaborarli, e sono importanti se ci danno una strategia da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni, perché altrimenti abbiamo tutti i dati che non ci servono a niente, situazioni che già sappiamo. L'assessore ha detto tanto, è riuscito a condensare bene nei minuti che aveva a disposizione la corposa interpellanza, però sono tutti e cinque punti da approfondire. Ripeto, la strategia è importante per uscire da questa sacca. Abbiamo dei competitori internazionali che usano armi che noi non abbiamo, o entriamo in quest'ottica oppure dobbiamo pensare veramente a una riconversione totale e forte del nostro territorio. Grazie Presidente, grazie Assessore. Bene, punto numero 5 all'ordine del giorno, interpellanza in ordine alle risultanze operative dell'accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni. È stata presentata ai consiglieri Urbani, Leli e Silvi, il relatore e l'assessore Galli. Prego, consigliere Urbani. Grazie, grazie ancora Presidente. Prima di illustrare questa interpellanza volevo suggerire al collega Sergio Solari che magari qualche agevolazione non solo a chi arriva ma anche a chi non è partito, perché poi magari, sai, per par condition. Approvo. Prima che qualcun altro parta veramente, perché quello che hai detto è veramente giusto. Vado con l'interpellanza. Questa interpellanza è stata presentata il 30 maggio e la leggo semplicemente perché è molto semplice, chiede delle informazioni che credo proprio in questo momento rappresentano un'importante informativa per tutto il Consiglio e anche per tutta la cittadinanza, per gli operatori che operano nel settore economico, dell'industria, dell'artigianato, del turismo. Quindi in data 18 ottobre 2012, come oramai sanno tutti, è stato sottoscritto a Roma tra il Ministero per lo Sviluppo Economico con i governatori delle regioni di Marche e Umbria e l'Agenzia Nazionale Invitalia un accordo finalizzato alla disciplina degli interventi per la reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi del gruppo Antonio Merloni. La ratio di tale accordo è la ripresa economica ed occupazionale che ha particolarmente colpito, e poi da quella data a oggi ha colpito ancora di più, e sta ancora colpendo fortemente il distretto industriale fabrianese e gran parte dell'indotto ad esso collegato. Considerato che tale accordo prevede diverse misure rivolte in generale alla creazione e allo sviluppo di unità produttive, alla ricerca e alla innovazione quali strumenti di ripresa, al sostegno di start-up innovative, considerato che sono previsti incentivi di legge per investimenti nell'area interessata all'accordo di programma, che sono previsti voucher individuali e aziendali per la formazione e la riqualificazione professionale, nonché bonus aziendali pari a 5.000 euro per le aziende che volessero assumere lavoratori in cassa integrazione straordinaria provenienti dall'Antonio Merloni. Premesso questo, chiediamo alcuni punti. Il primo, quanti e quali progetti di start-up imprenditoriali realizzati a Fabriano sono stati ad oggi presentati, realizzabili, scusate, a Fabriano, sono stati ad oggi presentati allo sportello Invitalia? Quanti di questi sono stati accertati e autorizzati e finanziati? Quanta occupazione ha fino ad ora generato le eventuali start-up finanziate
quanti incentivi per investimenti da legge 181-89 sono stati richiesti ed erogati fino a questo momento e quale riscontro ha avuto in termini di incremento occupazionale a Fabriano? Quali corsi di formazione sono stati richiesti e attivati nell'ambito del FEG per i lavoratori in cassa integrazione? L'interpellanza è tutta qui, non c'è bisogno di illustrarla o di spiegarla perché è chiara e è semplice. Quindi gradiremmo delle risposte dettagliate con magari più numeri che condimenti, diciamo più sostanza che condimento. Grazie. Bene, consigliere Urbani, prego, assessore Galli. Grazie, presidente. Allora, sarò più tecnico, meno condito e diretto. Quanti e quali progetti di start-up imprenditoriali realizzabili a Fabriano sono stati ad oggi presentati allo sportello Invitalia? Per fare questo comunque devo fare una premessa. Allora, come giustamente l'interpellanza fa riferimento, l'accordo di programma risale al 18 ottobre del 2012. Le formalità successive legate all'accordo di programma, in modo particolare anche gli adempimenti burocratici legati alla Corte dei Conti per lo stanziamento dei fondi, hanno dato luogo solo nel mese di novembre alla possibilità di un'attivazione reale dello sportello regionale che ha ricevuto le domande. Ad oggi, per quanto riguarda il comune di Fabriano, facendo sempre qui una differenziazione. Per l'accordo di programma qui discutiamo della legge 181 e dunque per il momento parliamo dei dati relativi alle proposte superiori ai 2 milioni. Facendo riferimento a quello che ho detto prima sull'altra interpellanza, il fondo sviluppo e coesione è stato praticamente definito il 31 maggio, durante il mese di maggio. Dunque i dati che sono relativi all'FSC, che sono quelli che hanno determinato la possibilità di domande inferiori ai 2 milioni con un importo minimo di 150.000, sono praticamente dati in corso di elaborazione. Anzi, approfitto dell'interpellanza per ricordare a tutti e per diffondere praticamente il messaggio che sono aperti i termini per le richieste di quella misura che è stata più fortemente richiesta dalle associazioni di categoria perché più adatta agli investimenti, dunque non superiore ai 2 milioni d'euro ma inferiore ai 2 milioni d'euro nella forbice tra i 150.000 e i 2 milioni. Detto questo, non posso che limitarmi a parlare di quelli che sono i progetti relativi alla 181 sopra i 2 milioni, essendo per gli altri dal 31 maggio aperte le iscrizioni, le richieste presso, con tutte le modalità disponibili. I progetti superiori agli 8 milioni complessivi per i 2 milioni, per tutti i 56 comuni sono 8. Quelli che sono stati praticamente depositati. E di questi 8 progetti, 5 hanno superato la prefattibilità positiva da parte dell'organo di controllo che è Invitalia. Di questi 5 progetti, 4 riguardano l'area di Fabriano, per area intendo il comune. Allora, in riferimento a questi 4 progetti, vi dirò quali sono praticamente i settori. Vi dirò qual è l'importo dell'investimento e qual è la previsione di occupazione. Allora, per quanto riguarda un primo progetto, è la filiera dei rifiuti, con un investimento previsto di 13.900.000, con una previsione di ex Merloni, dunque di assunzione di 11 persone. Per quanto riguarda invece il secondo progetto, è una ventilazione industriale, un progetto di 4 milioni e 6 con una previsione di occupazione di 10 posti. Il terzo progetto riguarda la produzione di polietrano espanso per industria avicola, progetto di 8 milioni con una previsione di 45 occupati, di cui 36 ex Antonio Merloni. L'ultimo progetto riguarda una produzione cinematografica, sono dati ufficiali della Regione Marche, di 2 milioni e 2 con 32 occupati, di cui 11 relativi al ex Antonio Merloni. Il totale di questi progetti dovrebbe dare luogo ad un utilizzo di circa 9 milioni di investimenti come previsione rispetto agli importi dell'accordo di programma.
ripeto, sono sottostanti alla prefattibilità di Invitalia, dunque hanno superato lo screening e adesso devono essere portati a definizione. In un incontro che abbiamo avuto in Regione abbiamo saputo che si sta cercando di risolvere tutta una serie di problematiche di carattere amministrativo sulla procedura per renderli più possibili veloci. Dunque, così rispondo alla prima domanda. Quanti di questi sono stati accettati e finanziati? Accettati nel senso formale nessuno, stabilita la prefettibilità, i 5 di cui ho detto, citando solo i 4 ai quali facciamo riferimenti per il comune di Fabriano, chiaramente gli altri progetti riguardano altri comuni, dunque non vi li ho indicati, e ad oggi non possiamo dire che questi progetti siano stati finanziati, perché sono, come abbiamo detto, in prefattibilità. Quanta occupazione ha fino ad ora generato l'eventuale start-up finanziate? Non essendo finanziate, non possiamo dire che oggi abbiano generato conseguentemente dell'occupazione. Ho soltanto dato il dato della scheda tecnica di quella che è la previsione dell'occupazione conseguente all'approvazione e finanziamento dei progetti. Quanti incentivi per investimenti da legge 181-89 sono stati richiesti ed erogati fino a questo momento e quale riscontro ha avuto in termini di incremento occupazionale a Fabriano? Ho già risposto dando le altre risposte, aggiungendo che la stessa situazione, salvo variazione di dati, è quella per la Regione Umbria. Tanto la procedura è la medesima per quanto riguarda Invitalia, per cui sono tutte nelle fasi di prefattibilità anche per la Regione Umbria. La 181 è ancora aperta, per cui il termine praticamente per la 181 è fino ad esaurimento fondi, per cui progetti superiori a 2 milioni di investimento possono continuare ad essere presentati. Dunque questo è un dato che tengo ad evidenziare. Quali corsi di formazione sono stati richiesti ed attivati nell'ambito del FEG per i lavoratori in cassa integrazione? Allora, ho assunto il dato tramite il centro per l'impiego che per conto della regione esegue le seguenti attività. L'attività si sostanzia nell'erogazione dei seguenti servizi. Prima di tutto un colloquio con tutti i cassa integrati, per cui una ricognizione e dunque un colloquio, per stabilire attraverso questo colloquio il loro bilancio di competenze, dunque stabilire esattamente il loro grado di formazione e orientare la futura formazione, dunque indicando quelli che potranno essere i percorsi. I colloqui sono stati fatti per gruppi da 20 durante i mesi di gennaio e febbraio 2013. Da marzo 2013 fino ad agosto 2013 i colloqui sono individuali e sono proprio finalizzati al bilancio di competenze. A seguito del bilancio di competenze, il lavoratore cassa integrato a zero ore dell'Antonio Merloni deve dare la disponibilità alla formazione. Per il momento il centro per l'impiego ha ricevuto un'adesione pari al 68% di questi lavoratori a seguito dei colloqui. Quali sono i corsi individuati per la formazione e che se la regione condividerà verranno attivati, terminati i colloqui individuali? Sono i seguenti ad oggi come indicazione data: carrellista, magazziniere, dolci panificazione, programmazione CAD CAM, corso praticamente d'inglese, informatica e CDL, meccanico riparatore. Dunque li ripeto: carrellista, magazziniere, dolci panificazione, CAD CAM, inglese, informatica e CDL, meccanico riparatore. Sono chiaramente corsi di formazione estratti nel catalogo regionale, che è il catalogo in sigla Formica, dove praticamente esiste, diciamo, tutto l'insieme dei corsi di formazione ai quali si può far riferimento. Comunque in ogni caso sono disponibile, ovviamente, a fronte di questa interpellanza, a divulgare praticamente a chi ne fa richiesta o anche a tutti senza problemi questi dati che oggi riassumo tramite l'interpellanza brevemente. Mi pare aver risposto a tutto. Grazie Assessore Galli, per replica il consigliere Urbani, prego. Sì, ringrazio l'assessore. Io, Presidente, se mi è permessa un'ulteriore domanda che mi sorge dopo aver ascoltato
Siccome l'accordo di programma prevede anche ristrutturazioni, ampliamenti, ammodernamenti, ma prevede anche una voce delocalizzazioni, sta proprio scritta nell'accordo di programma. All'Invitalia io ho chiesto, dico, ma come, l'accordo di programma prevede le delocalizzazioni, se aiutiamo le imprese a delocalizzare con un accordo di programma, e loro mi hanno risposto in un convegno, non so se c'era anche lei assessore, dice, ma no, sono delocalizzazioni interne, nel senso che un'azienda, mi fece proprio questo esempio, dice un'azienda che sta a Milano, trova interessante l'accordo di programma stilato proprio per l'area nostra, dice, quindi trasferisce l'azienda da Milano a Fabriano e quindi usufruisce di queste agevolazioni. Allora, la domanda che volevo fare, queste aziende che hanno espresso volontà di, queste quattro aziende che hanno espresso questa volontà di insediarsi a Fabriano, sono delle start-up nuove o sono delle delocalizzazioni che arrivano da altre parti attratte qui a Fabriano dall'accordo di programma? Perché se no è la coperta un po' stretta, capito? Copriamo la testa, scopriamo i piedi, nel senso, se poi questo genera disoccupazione, non so, a Moglie o a Iesi o il territorio, sì, risolviamo, mettiamo una pezza forse a Fabriano, però questo è un dato importante. Poi un altro dato, Assessore Galli, mi sembrava che nell'accordo di programma ogni 150.000 euro di finanziamento richiesto doveva esserci l'impegno per un'assunzione. Io ho sentito che ce n'è una con 13 milioni, però sono previste 11 persone, ma mi sembra un po' pochine per rispettare l'impegno 150 a una persona. Forse non ho interpretato bene l'accordo di programma, ma mi sembra che sia così. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, non è in atto quel fenomeno, cioè le domande che sono praticamente per il momento al vaglio della regione tramite Invitalia non fanno riferimento a trasferimenti da altre regioni, o comunque nell'ipotesi che tu hai fatto, sono praticamente dunque situazioni sostanzialmente interne che sono di start-up o di ampliamento di attività già esistenti, ma che non sono frutto, però qui vorrei usare la parola delocalizzazione molto tra virgolette, perché di trasferimento aziendale dal territorio nazionale. Dunque non sono i casi attualmente praticamente al vaglio, ma anche guardando al dato degli altri progetti che non riguardano il comune di Fabriano, non sono aziende di fuori. Dunque questo come primo dato secco, diretto. Come secondo dato, la 181 rispetto all'FSC fa due ragionamenti diversi sulla quantità. Allora, l'accordo di programma sulla 181 fa riferimento al vincolo dell'occupazione in percentuale, il che vuol dire che il 25% della nuova occupazione, a prescindere dai 150.000 euro, deve essere determinata da un cassa integrato. Invece l'FSC, il Fondo Sviluppo Coesione, prevede proprio il vincolo al quale è fatto riferimento, e dunque per quello il vincolo è quello che ad ogni investimento di 150.000 euro è obbligatorio praticamente un'unità praticamente lavorativa. Bene, andiamo avanti. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Interpellanza sullo stato di fatiscenza del parcheggio antistante la piscina comunale, relative vie d'accesso e zone limitrofe. È stata presentata ai consiglieri Leli, Silvi, Urbani, il relatore e l'assessore Alianello. La illustra? Consigliere Leli, prego. Grazie Presidente. Premesso che il parcheggio antistante il Palaguerriere e la piscina comunale sul lato via Dante è costantemente frequentato da persone che accedono alle strutture sportive, che le persone che frequentano queste strutture sono in gran parte giovani ed anziani, che nel suddetto parcheggio sono presenti delle buche pericolose oltre che pezzi di cemento sparsi, quali di sera rappresentano ostacoli insidiosi per chi percorre il parcheggio a macchina o a piedi, che la grata di deflusso per le acque posta al centro del parcheggio versa da anni in condizioni pessime, che la scaletta di accesso da via Dante al suddetto parcheggio è in condizioni fatiscenti e pericolose, che la scala che conduce al parcheggio alla zona del Palacesari è nelle medesime pessime condizioni e che l'altra scala che conduce sopra il tetto della struttura sportiva è in condizioni addirittura peggiori delle precedenti. Tutto ciò premesso, chiediamo se l'amministrazione comunale intende eliminare quanto prima queste situazioni di pericolo, procedendo ad un intervento di normale manutenzione delle suddette infrastrutture e degli impianti sportivi. Grazie.
Prego, assessore Alianello. Allora, l'interpellanza fa due distinzioni, uno al parcheggio e uno al palazzetto, quindi la mia risposta sarà suddivisa nelle due parti. Per quanto riguarda le griglie, stiamo provvedendo a studiare e a realizzare un sistema differente di regimentazione delle acque, perché comunque i mezzi pesanti che sostano sul parcheggio, comunque ogni volta che abbiamo riparato le griglie le hanno nuovamente rotte, quindi stiamo studiando un sistema differente che possa prevedere delle griglie più pesanti di raccolta delle acque, con però un sotto dove appoggiano le griglie di materiale differente per evitare che si possa sgretolare e quindi rovinare un'altra volta. Le buche che erano presenti chiaramente verranno chiuse, siamo stati in grado di mettere i soldi per il bitume solamente la settimana scorsa nei capitoli per la manutenzione, quindi già dalla settimana scorsa abbiamo fatto le zone di viabilità principale e sono state messe in programmazione, quindi nei tempi possibili faremo anche questo, così come anche il cemento sparso che è residuo dei cordoli intorno agli alberi che i camion spaccano soventemente, li elimineremo e cercheremo di rifarli in maniera opportuna. Per quanto riguarda invece il palazzetto, quindi le scale che arrivano sopra il palazzetto e anche quelle che scendono al parcheggio, è stato depositato presso la presidenza del Consiglio un bando al quale abbiamo partecipato per la manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport, che prevede quindi un rifacimento anche delle parti strutturali esterne, e quindi stiamo attendendo possibilità di prendere i fondi stanziati con questo bando per poter fare un restyling completo del palazzetto dello sport e non solo la scala che reca le parti sopra, che poi sono inutilizzate, non è che si vada da qualche parte, era un'opera strutturale fatta all'epoca ma che non ha nessuna, non serve a nulla, quindi speriamo che poi potremmo fare un'opera di restyling totale del palazzetto dello sport per renderlo fruibile in maniera totale. Bene, assessore Alianello, per replica consigliere Lelli, prego. Sì, assessore, ecco, mi rimane un po' strano che i camion come fanno a sostare lì? Non so, visto che c'è tra l'altro anche il divieto, quindi magari ecco se controlliamo anche in quel senso. E poi volevo capire meglio qual è il bando che attendiamo per prendere quei fondi per la sistemazione e la manutenzione. Il bando è in comune, se fa eccesso agli atti, poi ora gli estremi non li ho, non li ho presi perché non pensavo di riferire, però comunque è un bando presentato, anzi sono quattro, sono stati presentati quattro, uno di questi è relativo al palazzetto dello sport. E per quanto riguarda la sosta dei camion è un problema che è annoso, non lo scopriamo oggi, sono anni che comunque in forza del divieto, in forza delle contravvenzioni che sono state fatte, in forza del cercare di mandare via da quel parcheggio i camion, comunque i camionisti continuano a parcheggiare lì. Adesso sì, no un attimo, sì, te la faccio io. Prego, consigliere Urbani. No, perché prego. Pensavo che sulle interpellanze potesse parlare solo il proponente. No, va bene, volevo dire che se vogliamo risolvere questo problema avevamo presentato a suo tempo due volte un ordine del giorno per l'istituzione di un parcheggio lunga sosta che risolverebbe il problema e forse creerebbe anche uno o due posti di lavoro, quindi magari in uno dei prossimi piani delle opere pubbliche triennali, vabbè che adesso i camion ce ne stanno un po' meno in giro a caricare, però magari se ci sarà una ripresa grazie all'accordo di programma, a tutte le attività che stiamo svolgendo, un parcheggio lunga sosta forse potrebbe dare più decoro e risolvere il problema. Bene, consigliere Urbani, passiamo al punto numero 7, interpellanza in ordine alla delibera giunta comunale numero 94 dell'11/6/2013 ad oggetto potature di contenimento, abbattimento alberi che presentano pericolo per la pubblica incolumità. Approvazione verbale di somma urgenza, presentata ai consiglieri Solari e Peverini, il relatore e l'assessore Alianello. Illustra consigliere Peverini, prego. Grazie Presidente.
Vista la deliberazione giunta numero 94 dell'11.06.2013, avente ad oggetto potature di contenimento, abbattimento alberi che presentano pericolo per la pubblica incolumità, approvazione verbali sommorgenza. Preso atto il verbale sommorgenza che attribuisce alle avverse condizioni meteorologiche, quantunque non ritenibili straordinarie o inattese, e alla presenza nei parchi cittadini e lungo le vie alberate di numerose piante che al momento e con le attuali condizioni climatiche rappresentano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica. Valutato il computo metrico estimativo che prevede l'abbattimento di numero 158 alberi adulti e la rimonda del secco sul numero 168 piante. Considerato il parere in ordine alla regolarità contabile che fedelmente recita favorevole nei limiti in cui il presente atto dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale con le modalità di cui all'articolo 194, comma prima lettera G, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione allo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, eccependo il probabile refuso per cui trattasi di articolo 194, comma prima lettera E del testo unico degli enti locali, interpella il sindaco o suo delegato al fine di poter individuare i limiti delle accertate necessità anche propedeuticamente ad una consapevole espressione di voto nella futura proposta di deliberazione del debito fuori bilancio concretizzatosi, chiedendo l'elenco analitico con mappatura agli alberi oggetto di intervento e relativa classe di rischio statico d'appartenenza, data dell'ultimo intervento di manutenzione specifica eseguito sulle aree di verde pubblico oggetto dell'attuale intervento, considerato l'elevato numero delle piante caratterizzanti lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, se sia derivabile un comportamento negligente di chi dovesse vigilare, se viceversa lo stato di pregiudizio sia in realtà riconducibile solo all'intervento relativo alla caduta a terra della cacia realizzatasi all'incrocio fra via Stellutiscale e piazzale Matteotti. Se l'assessore mi consente, aggiungo anche altri tre punti. Chiedo dove si trova oggi la legna, se l'affidatario, la cooperativa sociale agricola forestate Onlus RDM è inserita nell'elenco di operatori economici previsti dal decreto legislativo 163/2006, e in particolare quanti sono stati fino ad oggi gli affidamenti con la procedura di cottimo fiduciario ricevuti dalla sua indicata cooperativa. Grazie. Grazie consigliere Peverini, prego assessore. Io chiaramente sulle ultime tre domande non sono preparato, perché sti colpi di teatro che si fanno sempre con queste aggiunte, io posso rispondere solo la prossima volta, non sono preparato su questo chiaramente, cioè bisogna che me le fate tutte insieme, perché oppure me ne proponete una dopo, perché io ho fatto una relazione nutrita con anche diverse fotografie di tutte le cose in base a quello che mi era stato chiesto, però la moda ora è quando si fa l'interpellanza a me poi si aggiungono due o tre punti dopo, non posso assolutamente rispondere se non so le cose, quindi mi perdonerete, ma la prossima volta magari se me la ripresenti io saprò chiaramente, anche perché sei molto specifico su queste cose, quindi non è che posso rispondere a braccio. Scusa se la interrompo l'assessore, dove si trova oggi la legna? Penso sia una domanda alquanto semplice e non richieda particolari approfondimenti, comunque ha ragione. Cioè io non è che voi in giro a vedo sta la legna, cioè se tu me lo chiedi io poi te lo dico, però non è che tutto il giorno vado a vedere quando potano gli almi apposta la legna. Poi dopo comunque ti risponderò se me lo farai. Allora, io ho preparato il computo metrico estimativo, il libretto delle misure e tutte le fotografie a colori di tutti gli interventi su tutte le piante. Quindi se poi avrai pazienza, sta sull'area riservata, ma se ne vuoi fotocopia dopo te le posso fornire per fotocopiartele. Allora, l'intervento è consistito in questo, c'era un verbale di sommergenza per 158 piante messe a preventivo per l'abbattimento e 168 interventi di rimonda del secco, questo perché erano forse più di 10 anni che non c'erano degli interventi di potature e messa in sicurezza di alcune piante, c'erano alcune piante in alcune zone che comunque necessitavano di interventi urgenti. C'era stata un'allerta in quei giorni della Protezione Civile che diceva che per alcuni giorni ci sarebbe stato forte vento e precipitazioni che potevano comunque aggravare la situazione di queste piante. In quella circostanza cadde pure la cacia in piazzale Matteotti e fu quello
il punto di partenza per poter mettere in sicurezza tutte le diverse piante che nel territorio fabrianese erano monitorate costantemente, avevano raggiunto nel loro ciclo vitale uno stato di morte in piedi, si dice in termine tecnico. Quindi avevamo mappato l'ufficio preposto, aveva sotto mappatura e sotto costante controllo queste piante, quindi è stato fatto un verbale di sommorgenza per l'abbattimento e rimozione del secco di questo numero di piante. Poi, quando è stato fatto l'intervento in maniera quindi reale, siamo con gli operai andati a vedere quali e quante piante realmente necessitavano di abbattimento e quante invece potevano essere salvate con un intervento di non abbattimento ma di riduzione del secco, e comunque la pianta non meritava poi alla fine di essere abbattuta tutta ma solo magari una sola parte. Abbiamo visto, dopo i controlli visivi approfonditi, ne sono state rimosse 87, inquadrabili nella classe di rischio D. Appartengono a questa classe quelle piante che presentano gravissimi difetti morfologici e strutturali. I rischi di caduta e schianti sono elevatissimi, il ricorso ad efficaci tecniche conservative e preservative è da considerarsi poco praticabile, perciò le piante devono essere abbattute nel più breve tempo possibile. E io ho qui nella relazione, che poi se vuoi ti darò sempre in copia, ho l'elenco di tutte le piante, gli esemplari alti fino a 6 metri, 11 in via Dante, 10 la scuola Mazzini, 1 la scuola Marco Polo, 2 via Martiri della Libertà, 1 via Veneto, 2 viale 13 luglio, 4 parcheggio Palasport, 5 campo sportivo Serradica, esemplari da 6 a 12 metri, 5 via Dante, 5 parco Regina Margherita, 6 via campo sportivo, 4 via Stelluti Scala. Gli esemplari fino a 6 metri con chioma fortemente ridotta, un al bacino, una via Loreto. Gli esemplari fino a 6 metri su strada a traffico medio, 3 in via Nenni, 4 in via Corsi, 3 in via Legzonghi, 8 in parco Moggia. Esemplari da 12 a 16 metri su parchi e giardini, 5 parco Regina Margherita, 3 scuole Marco Polo. Esemplari fino a 12, da 12 a 16 metri su strada a traffico medio, 3 acace presso bar dello sport. Quindi, non avendo abbattuto tutte le piante che si potevano ipotizzare dovessero essere abbattute, chiaramente gli interventi sul secchio sono aumentati, e quindi da 168 interventi di rimonda del secco ne sono stati invece fatti 269, 229 effettuati su piante con altezza fino a 10 metri, 40 effettuati su piante di altezza da 10 metri a 16 metri. E detti interventi sono stati eseguiti su branchie di rami completamente secchi anche da molto tempo, e in caso di rami su esageratamente lunghi e sviluppati che, con il peso delle foglie e degli eventi atmosferici che stanno ancora interessando il nostro territorio, sarebbero potuti cadere in ogni momento a terra mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini e comunque cercando di salvaguardare il più possibile la vitalità della pianta. In questi casi la classe di rischio è riconducibile a C, gli alberi iscritti a questa classe presentano rilevanti difetti di potamento strutturali che si possono rapidamente aggravare, e nel caso non si mettano in atto le soluzioni individuate possono rapidamente aggravarsi e passare ad una classe di rischio superiore. Nessun intervento di potatura è stato eseguito negli ultimi anni su piante interessate al verbale sommorgenza per carenza, come più volte lamentato e comunicato dal servizio di manutenzione, di risorse economiche, e non si possono ravvedere negligenze da parte di chi doveva vigilare, perché anche le piante, come gli esseri umani, hanno un loro ciclo vitale che si conclude inesorabilmente con la morte. Quindi anche qui ho riportato l'elenco dettagliato degli interventi, esemplari d'altezza fino a 10 metri, 11 in via Dante, 20 parco Regina Margherita, 8 scuole Mazzini, 4 scuole Marco Polo, 4 Albacina, 26 campo sportivo, 10 parco Merloni, 3 via Nenni, 4 via Corsi, 3 via Bellocchi, 2 via Martire Libertà, 87 via Le Stelluti Scale, 22 via Serafini, 4 via Le Zonghi, 6 via Le 13 Luglio, 6 via Chiavelli, 4 parcheggio Palasport, 5 parcheggio Motta. Moccia, esemplari di altezza da 10 a 16 metri, 4 parco Pisana, 22 parco Regina Margherita, 2 scuola Mazzini, 2 scuola Marco Polo, 2 Albacina, 2 campo, via campo sportivo. Ho allegato a questa relazione, come dicevo prima, sia il computo metrico che il libretto delle misure, la determinazione di giunta e tutte le fotografie dei luoghi dove si ravvisano in alcuni casi l'ammaloramento grave di alcune piante
che fortunatamente non hanno fatto la fine che è successo a Napoli, che cadono sulle macchine della gente e uccidono le persone. Grazie Assessore, per replica prego Consigliere Peverini. Ringrazio l'Assessore per i chiarimenti. L'ingegnere Evangelisti, l'architetto Evangelisti si era impegnato a farci avere prima della seduta il CD con tutte le foto e con l'indicazione di tutte le piante. È stato pubblicato sull'area riservata dedicata ai consiglieri comunali. Vabbè, non lo sapevamo, Roberto. Comunque, vabbè, a parte ciò. C'erano le due alternative, abbiamo scelto quella. Avete scelta, ma non c'è stata data la comunicazione. Comunque, a parte questo, nulla di che. Niente. Ritengo naturalmente i chiarimenti forniti all'assessore Alianello insufficienti. E mi riservo in sede di approvazione del debito fuori bilancio di fare ulteriori considerazioni e valutazioni per quanto concerne il carattere giuridico nonché contabile. Grazie. Grazie Consigliere Peverini. Sono le 19:13, abbiamo terminato il tempo a disposizione per le interpellanze, quindi passiamo al punto numero 8 dell'ordine del giorno. Ovvero elezione rappresentante della minoranza consiliare in seno alla Commissione elettorale comunale. Ad oggi nella Commissione elettorale comunale erano presenti come componenti effettivi il sindaco che è componente di diritto, poi in rappresentanza della maggioranza il consigliere Sforza e il consigliere Mattioli, in rappresentanza della minoranza il consigliere Marco Taviani, dimissionario. Quindi c'è da sostituirlo. Vi leggo le modalità per fare questo. Effettueremo la votazione a scrutinio segreto per un solo nominativo, dando atto che l'elezione sarà valida se alla votazione avrà partecipato almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune e che il sindaco, pur essendo conteggiato ai fini della validità della seduta, non può prendere parte alla votazione. Quindi verranno distribuiti fogliettini su cui bisognerà scrivere il nome del componente che andrà a sostituire il consigliere Ottaviani. Votiamo solo il consigliere di minoranza. Solo il consigliere di minoranza, in rappresentanza della minoranza. Intanto, se si vogliono avvicinare al banco della Presidenza gli scrutatori nominati a inizio seduta, ovvero i consiglieri Meloni, Tavolini e Leli, in maniera tale che appena siamo pronti procediamo con lo scrutinio.
Leli, Bianco, Leli, 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 veramente oggi candidato unico. Leli, Solari, Leli, Solari, Leli, Leli. Due bianche. Allora. Prego, consigliere Tavolini, per l'esito dello scrutinio. Allora, due schede bianche, due Solari, 19 Leli. Porta. Quindi abbiamo 23 votanti, poi bianche, schede bianche 2, voti per il consigliere Solari 2, voti per il consigliere Leli 19. Quindi dai conteggi viene eletta a sostituzione del consigliere Marco Taviani il consigliere Giovanna Leli. Votiamo l'atto. La votazione è aperta. Mancano, maestro. La votazione è chiusa, presenti 18, votanti 18, astenuti 0, favorevoli 18, contrari 0. Il Consiglio approva, votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 18, votanti 18, astenuti 0, favorevoli 18, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 9 dell'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Illustra l'assessore Tini. Prego. Bene. Grazie Presidente, io cercherò di essere abbastanza rapido, anche se la materia chiaramente è da un po' di giorni che ci tiene impegnati e tutti quanti, anche perché mi pare che abbiamo fatto una commissione abbastanza lunga dove molti problemi sono stati sviscerati in maniera più o meno soddisfacente. Comunque noi come comune ci troviamo ad applicare una legge nazionale
che ci impone di fare questo atto, non è che possiamo esimerci. Noi veniamo in una situazione attualmente, stavamo ancora con la TARSU, con la tassa rifiuti, la tassa storica rifiuti, qui la filosofia di questa legge cambia completamente ciò che è stato fino ad oggi. A parte che di fatti si parla anche di tassa sui servizi, non soltanto sulla raccolta e smaltimento rifiuti, e chiaramente nella realtà fabrianese, dove non si è mai passati alla TIA, alla tassa di igiene ambientale, l'impatto sui cittadini, sulle aziende, su tutti, diciamo, la platea dei soggetti al tributo, chiaramente è un impatto abbastanza grosso. Io adesso non è che la voglio fare tanto lunga, anche perché abbiamo già parlato, sviscerato, rivisto, non rivisto. Posso dire questo, che questo regolamento ha avuto il parere favorevole del collegio sindacale. Abbiamo fatto un minimo di partecipazione per la sua redazione, ci siamo consultati con le categorie, con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, con i rappresentanti della Confindustria, con la commissione consigliare e quant'altro. Mi pare che in linea di massima, pur con tutte le critiche alla legge, che chiaramente non è molto gradita, però in conclusione la scelta che ha fatto l'amministrazione, le scelte fondamentali dell'amministrazione si possono raggruppare, cercherò di dirle in maniera sintetica, poi magari se qualcuno vorrà specifiche le faremo. Noi abbiamo pensato, e questa è una scelta politica, di trattare tutti i cittadini allo stesso modo, ossia non diversificare le varie percentuali, no, o divisore, come lo vogliamo chiamare, per quanto riguarda la formulazione delle tariffe, sia per la quota fissa che per la quota variabile. È una scelta che è stata fatta dal 95% dei comuni italiani, è una scelta che ci mette a riparo da eventuali ricorsi e controricorsi, che essendo una nuova tassa, chiaramente potrebbero venire nei prossimi anni. Questo va detto per correttezza. Poi sulla legge stessa abbiamo cercato anche di rispettare un po' la legge, nel senso che ha lasciato alle pubbliche amministrazioni la possibilità di prevedere agevolazioni per categorie particolari che sarebbero state particolarmente, diciamo, maltrattate dall'applicazione di questa nuova tassa. E questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo già parlato in commissione, noi abbiamo ragionato un po' con il buon senso. Adesso, per carità, noi siamo, se qui vengono fuori contributi migliorativi, noi siamo d'accordo, fermo restando che il quadro finanziario complessivo non si può modificare. Io devo dire, a scanso di equivoci, siccome questo regolamento l'abbiamo imparato a memoria, perché riunioni, contro riunioni, consultazioni varie, ci siamo accorti che ci sono delle piccole sviste, rifusi, sviste, e dico a scanso di equivoci, le dico subito, in maniera tale che no, preannuncio pure un emendamento complessivo, che se poi dopo ci saranno altre proposte si potrà vedere anche se si può inquadrare in un contesto definitivo. Ci siamo accorti, per esempio, che all'articolo 11 del regolamento si parla impropriamente, alla terza riga, di articolo 9 bis del decreto legge 6 dicembre 2011. Non è l'articolo 9 bis, l'articolo è il 14, il comma è il 9 bis. Ecco, questa è una prima piccola correzione. Se poi non sarò chiaro, magari i componenti della commissione, il presidente e quant'altro potranno sicuramente dire la loro. Noi pensiamo che, come è emerso un po' in commissione, si debba ridurre le agevolazioni che avevamo previsto per gli agriturismi del 30%, portarli al 20%, come le altre. Queste pare emerso in commissione, è stato un emendamento unanime sul quale noi non abbiamo nessun problema, giusto? Sempre ragionando con le categorie, con le consultazioni che abbiamo fatto, se sarebbe emersa la necessità, la possibilità, se il Consiglio è d'accordo, noi come amministrazione non abbiamo nessun problema. Fabriano, proprio in questo momento di crisi industriale, questa tassa innanzitutto si applica per gli immobili che comunque o completamente o parzialmente, per gli immobili comunque che hanno o dentro attrezzature mobili oppure l'utenza all'acciaio.
Noi siamo in presenza di capannoni industriali in modo particolare, dove attualmente non ci sono né attrezzature e né utenze allacciate, di nessun tipo, che sarebbero completamente esclusi dall'imposta. Se vogliamo dare un incentivo e aiutare in parte a ripartire, perché chiaramente chi andrà, qualora un cittadino, un imprenditore, volesse riattivare un proprio laboratorio artigianale, una propria piccola industria, siamo disponibili a concedergli nel primo anno di attività un'esenzione da questa imposta. Noi questi principi li metteremo in un unico emendamento che presenterà il sindaco, giusto? Due? Facciamo da due, se mi dice meglio farne due, ne faremo due, allora d'accordo? E pertanto, ecco, sottopongo al Consiglio questo, non so se sono stato chiaro, sull'ultimo casistica, vedo che c'è qualcuno che ha dei dubbi, io ho detto questo, Urbani, ma forse anche altri. Abbiamo attualmente a Fabriano capannoni, per esempio capannoni, ma potrebbe essere anche a negozi, completamente vuoti sia di mobilia, sia di attrezzature, sia di utenze, che oggi non pagano nulla. Se dovessero essere riattivate nell'anno 2014, perciò questo è un piccolo incentivo che daremmo come consiglio comunale per chi volesse intraprendere una nuova attività, non si sente? Per chi volesse intraprendere una nuova attività, no, in queste, diciamo, strutture edilizie completamente vuote e completamente prive di utenze, abbonandogli per un anno all'inizio il pagamento del tributo. Sono stato chiaro? Penso di sì. Questa è un'idea dell'amministrazione comunale e anche del sindaco in modo particolare, che forse ha avuto consultazioni. Allora, no. consigliere Romani, assessore, allora, assessore, scusi. Allora, lei va avanti con l'illustrazione. Subito dopo c'è la richiesta di chiarimenti, quindi chi vuole si può iscrivere e fate tutte le domande possibili e immaginabili. C'ha ragione, volevo finire. Allora, forse non mi sono spiegato. Le agevolazioni che noi... No, Romani, forse non è chiaro nel regolamento, non so se io l'ho detto in commissione, non mi ricordo. Le agevolazioni che noi prevediamo con questo regolamento, che decorre dal 1 gennaio 2013, siccome le agevolazioni vanno coperte con fondi del comune sul bilancio, però va nel 2014. Non so, perché noi andiamo a regime con questa tassa a dicembre 2013, perciò il bilancio 2013, giusto dottoressa, se dico questo bilancio, non è che è interessato al discorso. Il discorso, noi oggi già blocchiamo già le agevolazioni previste da questo regolamento, tanto per essere chiaro, da un conto fatto dall'ufficio porta circa 120.000 euro. Se noi facessimo, come adesso ho proposto anch'io in parte, ma io spero che avvenga questo, perché se poi 10 capannoni, 10 negozi vuoti ripartono, io sono contento. Noi veniamo incontro facendogli questo abbuono, giusto? Perciò noi già 120.000 euro già lo sappiamo in partenza con quello che abbiamo già scritto qui come agevolazione da coprire con il bilancio 2014. Chiaramente se il Consiglio fa altre agevolazioni dobbiamo starci con la testa, perché potremmo già crearci delle condizioni che poi col 2014 saremmo in difficoltà per poter coprire tutto il discorso. Ecco, perché noi già altre riduzioni già l'avevamo previste, no? Che avete visto l'articolo 26 già prevede una serie di agevolazioni insieme con l'articolo, quello che riguardava alcune attività specifiche, no? Che chiaramente c'è un costo. Ecco, io penso che sono stato. Adesso parlo solamente del regolamento, dopo c'è alcune piccole, specifiche o sviste, chiamiamole così, anche nel piano finanziario. Adesso però, siccome sono due atti diversi, adesso questo mio primo intervento riguarda esclusivamente il regolamento. Non mi prolungo oltre, perché io penso che ci abbiamo avuto modo già di aver dibattuto con molti di voi, non voglio fare la cosa più lunga di quella che è, e capisco che è una situazione poco simpatica, però io penso, scusate se lo dico questo, che l'amministrazione comunale, una volta applicato questo regolamento, vediamo pure quello che succede, perché qui nessuno c'ha il libro magico, no? Ossia, noi siamo aperti col prossimo anno di verificare quello che succede per portare, perché qui sono state le agevolazioni che abbiamo previsto,
come abbiamo già visto in commissione, ma alcuni non fanno parte della commissione, l'abbiamo prevista per alcune categorie specifiche, non perché ci sta simpatica, non perché sono raccomandati, perché ci siamo accorti che avevano una penalizzazione, secondo noi, non corretta, secondo noi poco sostenibile. Tutta la comunità, 120.000 euro di queste agevolazioni, ce le dobbiamo spalmare sugli altri 32.000 persone che siamo in questa città. Questo va detto per correttezza. Con il cap di fisso, il cap di fisso è una scelta, secondo me, giusta, intelligente, che mette a riparo l'amministrazione dalla perdita di eventuali ricorsi. Qui i ricorsi saranno tanti, secondo me, perché la gente chiaramente, tutti quanti, cerca per quanto può di cercare di pagare di meno o di non pagare. Allora noi dobbiamo mettere in sicurezza anche le casse del comune, perché se noi facciamo un piano finanziario dove già abbiamo i costi in un certo modo, poi ci troviamo che dobbiamo incassare quella somma, ne incassiamo la metà, capite che famo come servizio a domanda, ragazzi, non funziona, non funziona. Allora noi partiamo così, poi per carità, vediamo quello che succede. Se Dio vorrà, saremo ancora qui il prossimo anno in sede di bilancio, tanto già non è che manca più tanto, perché manca 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, no? E vediamo quello che succede. Un'altra cosa che però sta sul piano finanziario, le distanze sta qui, le distanze sta sul regolamento. Un'altra cosa che era emersa in commissione, e qui io non dico che faccio l'emendamento perché qui il consiglio è aperto, però io l'altra sera in commissione non avevo i dati definitivi, sia da consiglieri di maggioranza che da consiglieri di minoranza, era emersa di verificare la possibilità di poter ridurre, per essere soggetti al tributo, per la quota variabile chiaramente, no? I metri, diciamo le distanze, i metri, perché sul regolamento, sul piano finanziario, si prevedono 800 metri. In commissione molti di voi ha rappresentato se era la possibilità di fare 700 o addirittura 600. Io mi sono riservato, perché non avevo i dati, poi che dopo questo c'è un impatto economico, chiaramente. Giusto? Allora io vi informo che se noi riducessimo da 800 metri a 700 metri, ci sarebbe 319 utenze esenti. Se noi lo riduciamo a 600, ce ne sarebbe addirittura 481. Capite che l'impatto economico non è semplice. 481 utenze, no? Che possono essere sia famiglie sia attività industriali e quant'altro, facendo una media non ci vuole tanto a capire quanto impatta. Questo fatto farebbe cambiare il piano finanziario. Questo non è pensabile che l'amministrazione, siccome non è un'agevolazione, che l'amministrazione le possa finanziare con il bilancio, giusto dottoressa? Ecco, perché neanche se può fare, bisogna ritarare tutte le tariffe per tutti i cittadini, ossia non so se facciamo un io la pongo come riflessione, siccome siamo tutte persone intelligenti, sull'agevolazione siamo aperti a tutto. Su queste cose però che va a cambiare in peggio una situazione già non ottimale, e anche perché io lo dico per onestà intellettuale, lo dico anche perché sono convinto, ossia noi, questo fatto riguarda in modo particolare le frazioni, perché la città questo problema non ce l'ha. Le frazioni, è vero che perché anche un ambiente non fa più isole ecologiche? Questa la domanda potrebbe essere pertinente. Però ragazzi, e bisogna pure la popolazione che c'è, perché non è che possiamo fare un'isola ecologica ogni 30 persone. Noi abbiamo delle frazioni o dei nuclei, no, che occupa un territorio, non per niente siamo il comune più vasto della provincia, anche delle Marche, giusto? Proprio perché abbiamo piccoli nuclei, no, in un territorio enorme. Allora, a me l'ufficio tecnico mi ha garantito, e questo problema è più di ufficio tecnico che non mio come finanze, che a 800 metri nessuno verrà fuori, perciò c'è una onestà, pagano tutti, paghiamo meno e paghiamo tutti. A 700 meno 319 in meno, a 600 addirittura 481, 83 in meno. Capite che io sinceramente, personalmente, lo dico con molta franchezza, ma non è che voglio fare discorsi con i consigli, perché anche i consigli di maggioranza hanno chiesto alcune cose. Io personalmente non sono d'accordo, mi rimetto alla volontà del consiglio, per carità, però personalmente io non so neanche la posizione dell'amministrazione, perché non abbiamo avuto neanche in giunta, come sono un attimino così, del modo di raccordarci. Però dobbiamo stare attenti, perché noi andiamo a caricare altri cittadini, sia per domestico o altre aziende per le non domestiche, di oneri che secondo me non mi sembra molto
molto, una cosa fatta molto bene. Ecco, questa è una mia idea, per carità, può valere per quello che vale, però io per il momento mi fermerei qui. Mi pare che non c'erano altre osservazioni poste, sia nelle commissioni, sia, non so se l'ho detto, che questo regolamento comunque ha avuto il placet delle associazioni con le quali abbiamo avuto il piacere di confrontarci. Alcuni loro hanno fatto le richieste, abbiamo fatto gli approfondimenti, i proprio CGL e CISL UIL hanno condiviso in linea di principio il documento. Per carità, chi ha buone idee, chi c'ha, noi siamo aperti, però l'importante è che dobbiamo capire che ogni cosa che facciamo di diverso va a pesare su altri o va a pesare sui futuri bilanci in senso negativo, perciò questa è una preoccupazione che dobbiamo porci. Io, scusate se mi ripeto, sarei propenso, in maniera molto tranquilla, fermo restando che tutti possiamo sbagliare, tutti noi ci abbiamo perso tempo abbastanza, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, per carità, non possiamo giudicarci da soli, di partire, perché qui il quadro è una cosa allucinante, stiamo anche assistendo a una situazione a livello nazionale, che noi oggi facciamo tutti questi discorsi, chiacchieriamo qui, può essere fra 20 giorni, ve lo dico molto, allevano, tolgono l'IMU, tolgono la TARES e fanno un'altra imposta, perciò noi stiamo qui magari a litigare due ore, no, curiamo, stiamo qui a litigare due ore per trovarci fra 15 giorni, 20 giorni, appunto a capo, a ricominciamo da capo un'altra volta. Allora io ecco, perché io non fare nulla, amici, non va bene. Noi dobbiamo andare avanti, perché io, se noi non facciamo questo, non facciamo neanche il bilancio. Noi non è pensabile, prima veniva fuori la polemica con col discorso delle piante, noi abbiamo un bilancio in dodicesimi 2012 dove mancano tantissimi capitoli, dove noi non possiamo spendere nulla e per fare qualcosa dobbiamo andare fuori bilancio. Non mi sembra questo sia il modo corretto di governare o di amministrare una città. Però non è colpa nostra se, se il 5, il 6 di giugno di quest'anno, prima ci fa fare tutte le riunioni, le consultazioni, fammi i conti e poi alla fine arriva una legge, ci cambia il mondo e dobbiamo ricominciare sempre da capo. Io veramente faccio un appello di andare avanti, poi se fra un mese ci dicono che abbiamo fatto una stupidaggine, arriveremo qui ragazzi, vedremo, tocca a cambiare tutta una cosa, però sta sempre aspettare che venga la manna dal cielo, noi corriamo il rischio che questa città, oltre ai problemi che già c'ha per conto suo, non vorremmo noi come pubblica amministrazione metterne altri. Noi dovremmo cercare, per quanto c'è possibile, con le nostre scarse possibilità o capacità, comunque, per quanto ci riguarda, di fare la nostra parte in maniera seria, corretta e nel bene dei cittadini. Questo è l'intendimento che ci ha guidato per fare questi documenti che abbiamo fatto. Grazie. Grazie, Assessore Tini. Quindi partiamo con la richiesta di chiarimenti. Prima però, Assessore, se ho capito bene, ci sono degli emendamenti? Tre emendamenti. Ecco. Allora, iniziamo con la richiesta di chiarimenti. Ci sono iscritti a parlare? Prego, consigliere Urbani. Più che un chiarimento, Presidente, in questa fase volevo fare una constatazione all'assessore Angelo Tini, perché alcuni emendamenti che presenteremo, uno in particolare, quello per gli agriturismi, è diverso, l'abbiamo composto in maniera diversa da quello che avevamo suggerito durante la... c'è un'interpretazione però per questo, non è che l'abbiamo fatta in un... così, abbiamo ragionato proprio su quello che riporta la delibera, dopo lo spiegheremo. Però volevo fare una piccola constatazione. Tu hai detto che proponevi anche il fatto che se un capannone senza utenze, senza attività, se viene riutilizzato per un'attività, però io mi permetto di ricordare che nel vostro programma era previsti 3 anni di esenzione della TARSU per chi creava una nuova attività, era il programma, piccole attività, era nel programma scritto con un manifesto lungo così su tutte le strade di Fabriano, sì, erano 3. Adesso io voglio dire una promessa elettorale, penso che in questo, tanto non credo che ce ne saranno poi tantissime che, però credo che se volete fare una cosa perlomeno rispettate quello che era nel vostro programma elettorale, cioè 3 anni a chi apre una nuova attività piccola, perché questo è quello che avevate suggerito, promesso ai cittadini durante la campagna elettorale. Quindi questa è più una precisazione che vorrei fare. Dopo preannunciamo tutta una serie di emendamenti
che consegneremo relativi a questa proposta e poi discuteremo sulle altre proposte. Grazie consigliere Urbani. Non ci sono altri iscritti a parlare? Sempre per chiarimenti. Prego consigliere Romani. Chiarimenti. Qui stiamo nella stessa condizione come in commissione. Siamo partiti dicendo, l'assessore dice, questo è il pacchettino, ve lo prendete, ve lo votate, perché noi abbiamo fatto del nostro meglio. Beh sì, siamo stati anche perfetti, a parte qualche piccolo errore. Cioè io credo che questi articoli vadano un attimo sviscerati, insomma, letti, ragionati un pochettino per capire come si è arrivato a dire anche quello, perché qualcosa in tutta questa Tares, a me che ho perso lo smalto e capisco poco, però mi dà l'impressione che non ci sia stato tutto questo approfondimento che viene detto. Oppure se c'è stato, è molto semplice, se c'è stato si legge, si guarda, si dice qui si è fatto così, e si dice sì o si dice no, oppure si dice vedremo, proviamo a cambiare, proviamo a fare. Ecco, io come metodo cercherei di trovare un metodo un po' diverso. Così non mi piace quello di approfondimenti o chiarimenti, perché io ce l'ho qualche richiesta, l'ho fatta anche in commissione, non è stata recepita, la faccio qui, dico che secondo me sul discorso dei pagamenti, delle scadenze dei pagamenti, quello che è stato scritto qui non sia poi così giusto, poi si voterà quell'articolo si voterà nel regolamento, se ci dirà anche diversamente. Sul discorso dei rimborsi, addirittura rispetto alla Tarsu, dove si rimborsava eventuali rimborsi si facevano entro 90 giorni, qui siamo passati a 180. Ecco, possono essere anche sfumature, però che non possono nascere, secondo me, dal fatto per chiarimenti andiamo avanti. Poi se la metodologia deve essere quella del chiarimento, chiedo 2 minuti perché i chiarimenti me li cerco. Allora, io credevo una metodologia diversa. Regolamento. Allora, l'assessore Tini ha illustrato, noi adesso siamo partiti con la richiesta di chiarimenti, dopo ci sarà anche la discussione, cioè adesso lei può chiedere chiarimenti su quello che ha appena illustrato l'assessore, poi dopo iniziamo la discussione e poi votiamo eventuali emendamenti, ordini del giorno e quant'altro. Prego. Presidente, con molta bontà anche da parte sua, lei mi spiega cosa ci ha spiegato Tini? Ha illustrato il punto, l'ha illustrato. Chiesto una metodologia diversa, non va bene, Presidente, io ho anche detto se va bene così, spero che qualcun altro ci abbia qualcosa da dire, nel frattempo mi dedico di più al regolamento e tiro fuori quelle due, che poi sarà questione di emendamento a questo punto, se Angelo aspetta la fine della discussione per presentare gli emendamenti, anch'io dico devo presentare 2 o 3 emendamenti, aspetteremo la fine per presentarli, però ecco. Allora, sempre fase di chiarimenti, iscritti a parlare? Chiarimenti, siamo in fase di chiarimenti, nessuno? Allora, chiudiamo la fase dei chiarimenti.
Passiamo alla fase di discussione. Prego, consigliere Arcioni. No, io volevo sintetizzare quello che già ho detto in commissione. Io per carità, vice sindaco, nel senso, voi avete fatto il compitino, perché di questo si tratta, no? D'altronde lei è ragioniere, non è né filosofo, no? Il problema è che soprattutto in una fase come questa fare ragioneria conta per voi ma non conta per la comunità. Lei giustamente mi ha detto d'altronde ci troviamo in questa situazione perché qualcuno prima di noi non ha fatto quel passaggio dovuto da Tarso a Tia, no? E allora io voglio ribadire questo, siccome qualcuno, questo fa parte, noi l'avevamo detto in campagna elettorale, no? Che se avessimo avuto l'opportunità di gestire questo comune, questa è la prima attività che avremmo fatto, cioè di respingere al mittente quelle che sono vere e proprie polpette avvelenate. E questa è una di quelle polpette avvelenate sulle quali, secondo me, il vice sindaco non doveva fare dei conti, no? Doveva prendere una posizione chiara, netta e dura. E quello che adesso voi volete far pagare ai cittadini, lo dovete far pagare a chi non ha fatto i passaggi dovuti. Non a caso io ho presentato un emendamento che voi sicuramente boccerete, proprio sulle tariffe. Lo boccerete perché lo considererete una provocazione fatta dal Movimento 5 Stelle, ma non è una provocazione. Sono tariffe che un comune vicino a noi, per quello che riguarda la TARES, sta applicando. E se andiamo a guardare queste tariffe, c'è tutta la storia del conto, permettetemi, della serva che avete fatto voi. No. Perché se andiamo a vedere, poi ci entreremo in dettaglio, perché poi dopo si discuterà delle tariffe. Se andiamo a vedere le tariffe fisse, come le avete gestite, come avete gestito le tariffe variabili, è chiaro che il meccanismo è quello della raccolta. Cioè, a voi, fondamentalmente, quello che potevate fare relativamente ad apporre tariffe congrue rispetto alla capacità che hanno i cittadini fabrianesi di pagare questo tributo, non l'avete fatto. Voi vi siete messi seduti intorno a un tavolo e avete fatto semplicemente, ripeto, una spalmatura di quello che vi siete trovati a spalmare. Il problema è che non funziona così. Non funziona così perché dall'altra parte ci stanno i cittadini, tra l'altro in una città che sta soffrendo pesantemente una crisi economica e anche sociale. E quindi noi fondamentalmente siamo... è tutto l'impianto che ha ragione Romani quando fa notare, no, che non ci si capisce niente. Cioè non ci si capisce niente anche perché non c'è stato un percorso condiviso. Io credo che non l'avete condiviso neanche all'interno della maggioranza. Cioè, io vorrei sentire qualche consigliere di maggioranza se è stato coinvolto in questi ragionamenti, in questi calcoli, in questi o se è una cosa che come al solito ha partorito la Giunta, magari non solo la Giunta ma solo la parte amministrativa del nostro comune. Ecco, noi su questa cosa non ci siamo e non ci piace neanche la modalità con la quale è stata partorita. In commissione noi abbiamo fatto notare anche un'altra cosa, che noi scontiamo nella scelta che sta facendo l'amministrazione su queste tariffe l'assoluta mancanza di controllo sulle partecipate da parte del comune. Questa è una cosa che culturalmente ci portiamo dietro ormai da anni qui al comune di Fabriano. Una mancanza assoluta di controllo relativamente alle partecipate e in questo caso di Ancona Ambiente. Noi è una delle prime cose che abbiamo detto in Consiglio Comunale, abbiamo detto che è opportuno e se la Giunta vorrà iniziare questo percorso noi saremo ben lieti di appoggiarlo, di cominciare a pensare, dal momento che anche come territorio non abbiamo niente a che fare né con la Vallesina né con la costa, di cominciare a pensare la possibilità di fare un consorzio di comuni montani per la gestione integrata di tutto questo sistema legato ai rifiuti, all'acqua,
e a qualsiasi altro tipo di servizio. Io purtroppo, vice sindaco, noi possiamo esprimere solamente il nostro disappunto, anche, ripeto, funzionale ai percorsi e alle tariffe partorite da altri comuni. Non ci piace l'impostazione, non ci piace il livello di pressione che è stato messo su questa tariffa, e ripeto, lei ogni volta che parliamo i numeri, vice sindaco, ci tira fuori il discorso che ci dobbiamo tutelare. Il problema è che a me mi dà l'idea che si tutela solo l'ente, ma si tutelano proprio i soggetti principali della nostra comunità, che sono i cittadini. Ecco, io ripeto, voi la considererete una provocazione, però noi abbiamo presentato delle tariffe alternative, e poi ripeto, se ci sono problemi relativamente al percorso che è stato fatto dall'ente relativamente a altre giunte per quello che riguarda la gestione delle tariffe dei rifiuti, ecco, a quelle persone noi ci dobbiamo rivolgere, perché qui è ora di finirsela, che ogni volta che c'è un problema finanziario, economico, non si va mai a analizzare quello che è stato il pregresso. Voi bisogna che avete il coraggio, dal momento che poi, secondo me, avete anche le condizioni politiche ormai, Fabriano, per poterlo fare, no? Per alzare finalmente questa paletta e dire: noi ci siamo ritrovati un comune che è stato gestito in maniera allucinante. Di fatto non è stato gestito. Secondo me avete tutte le condizioni adesso politiche per poterlo fare, e ripartendo da questo, io credo che possiamo iniziare un percorso. Noi l'abbiamo sempre detto, quando si tratta di votare le idee e di fare un percorso insieme di idee, il Movimento 5 Stelle c'è sempre. Il Movimento 5 Stelle non ci sarà mai quando si tratta di mettere toppe a cose, e noi dall'inizio della legislatura l'abbiamo toccato con mano più volte, no? Non so a che cifra siamo arrivati, che abbiamo dovuto tirar fuori relativamente ai famosi debiti fuori bilancio. Ecco, questo è un altro passaggio che a noi non piace, che noi respingiamo completamente, anche per come diceva giustamente anche Romani, è stata partorita questa cosa. Questo era un passaggio proprio perché si passava da Tarsu a Tares. Secondo me questo doveva essere un tema da sviscerare in maniera più approfondita, e secondo me bisognava arrivare qua veramente con un progetto completamente condiviso. Non è stato così, vi siete messi al tavolo, avete fatto il solito conto della serva prendendo la cifra, però ripeto, se questa è la modalità, non abbiamo bisogno né dei dirigenti né dei vice sindaci, perché se si tratta di spalmare una cifra siamo capaci a farlo tutti. Grazie. Grazie consigliere Arcioni. È iscritto a parlare il consigliere Rossi, prego. Grazie presidente. La questione di questa nuova tassa della Tares l'abbiamo sviscerata in una lunga discussione all'interno della commissione, e la prima cosa che è venuta fuori e che si è notata palesemente è che tutti, fondamentalmente, consiglieri comunali di opposizione, consiglieri comunali di maggioranza, sono contrari alla Tares, in quanto Tares, per come è stata strutturata, per come è stata fatta dal governo e per come ad oggi ricade appunto all'interno dei territori sulla tenuta del reddito delle famiglie e sulle persone. Proprio per questo motivo ci siamo presi l'impegno, io l'ho scritto, poi lo presenterò, ma a nome di svariati consiglieri e gruppi consiliari, sia di opposizione che di maggioranza, di stigmatizzare la nostra contrarietà e di spedire la nostra contrarietà a livello appunto centrale, al governo, al Parlamento e a tutte le varie forze, perché cambino la metodologia con cui questa legge appunto viene fatta. A termine del mio intervento illustrerò anche l'ordine del giorno, così poi cercheremo di accelerare i lavori. Per quanto riguarda quindi la questione Tares in generale, in un momento di crisi economica e di difficoltà come questo, non possiamo che essere contrari appunto a questa tipologia di tassazione. Però una tassazione che viene da un governo centrale. Quanta discrezionalità ha un ente locale, un comune all'interno appunto di questa questione? Beh, sicuramente qualcosetta ce l'ha.
ce l'ha perché ce l'ha detto l'assessore, ci ha parlato appunto delle agevolazioni, agevolazioni che poi ricadono però sulla collettività, cioè nel momento in cui vado ad agevolare qualcuno però poi devo riprendere sostanzialmente i soldi all'altra parte. E poi il comune ha scelto di non diversificare i coefficienti, anche questo è stato detto dall'assessore. Io credo sostanzialmente che non diversificare in condizioni diverse sia uno sbaglio, e le condizioni sono oggettivamente diverse. Qui ci troviamo sul piano tariffario, poi ne discuteremo successivamente al regolamento, ma delle banche che pagano 1,5 euro al metro quadrato, le pizzerie, i pub che pagano 16 euro al metro quadrato. Io mi chiedo dov'è il senso di tutto questo. Colleghi consiglieri, tutto questo non ha il benché minimo senso. Se c'è un posto dove oggi ci sono in Italia i soldi, e non è il pub, non è neanche la pizzeria, i posti sono le banche, perché stanno lì dentro, ed è lì dentro che noi dobbiamo intervenire anche dando un segnale all'interno appunto del Consiglio Comunale di Fabriano. Io presenterò un emendamento, anche questo a nome a parte dei consiglieri di opposizione, per variare questo coefficiente, per far pagare di più alle banche. Quindi non si tratta di dare un'agevolazione a qualcuno che successivamente deve essere recuperata spalmandola sulla collettività, no, si tratta di far pagare di più le banche, che è una questione diversa. Poi l'assessore ha detto, voi, cioè c'è della discrezionalità, oggi possiamo fare dei miglioramenti all'interno del Consiglio e tutto quanto. Bene, io lo auguro che noi possiamo fare miglioramenti. La frase successiva però che l'assessore ha detto a questo è stata, però dopo il conto economico non si può toccare. Delle due una. O possiamo fare miglioramenti e se li facciamo andiamo evidentemente anche a toccare il conto economico perché spostiamo soldi e quindi questo qui è inevitabile. Il problema nostro, e su questo sono fondamentalmente d'accordo con tutto quello che ha detto il consigliere Raccioni, è un problema più strutturale, che è un problema che riguarda le partecipate del comune. Noi abbiamo fatto, mi ricordo, un consiglio comunale Fiume, siamo arrivati fino a notte per parlare dell'ATA, questa associazione regionale che dovrebbe gestire i rifiuti. E abbiamo fatto una battaglia durissima per far cambiare il regolamento dicendo che le decisioni importanti che l'ATA prendeva dovevano ritornare entro i consigli comunali, vi ricordate? Quante volte ci sono ritornate quelle decisioni qui a distanza dei parecchi mesi da quella volta? Nessuna. Questo che significa? Che l'ATA non ha mai preso una decisione importante? Questo significa, colleghi consiglieri, che noi non facciamo altro che andare a costruire continuamente nuovi baracconi che non servono a nulla. A nulla! Perché o l'ATA prende le decisioni per conto suo e non passa nel Consiglio Comunale, allora, o l'ATA prende le decisioni per conto suo e non passa dentro i consigli comunali, allora viene disatteso l'emendamento che il sindaco Sagramo l'ha presentato, oppure l'ATA non decide niente. E allora anche in questo caso ci chiediamo che diavolo ci starà a fare. La multiservizi. Per quanto riguarda l'acqua, anche questo è un baraccone ormai quindicennale che ci portiamo dietro. L'Ancona Ambiente. Ma io mi chiedo, vogliamo iniziare a fare un ragionamento serio, insieme, opposizione e maggioranza, su quale significato ha la nostra presenza oggi dentro queste strutture? Che significato ha? E non è che dobbiamo dire prendiamo, usciamo. No, io non sto dicendo questo, io sto dicendo iniziare un ragionamento politico, pubblico, a livello cittadino, parlando con le persone. Perché non possiamo ragionare veramente su consorzi di comuni? Non possiamo andare anche a spingerci un po' più avanti. Pensa al patto di stabilità. Il patto di stabilità. Io quello che sognerei è un sindaco che mi si fa capofila sulla questione del patto di stabilità, che incomincia a scrivere sui giornali, che raccoglie gli altri sindaci del territorio, che va a cercare di fare una battaglia politica. Qui a me sembra invece che non c'è proprio la volontà di farle, c'è una volontà di galleggiare. Quando c'erano i soldi a Fabriano, quando c'erano i soldi, si poteva galleggiare. Adesso non lo possiamo fare più. Adesso ci vuole un cambiamento radicale dell'esistente. E ci vuole una battaglia politica su questa cosa. Quindi, oltre l'emendamento per far pagare più le banche, spero che tutto il Consiglio Comunale questo lo voti, veramente, perché se andiamo a dire alle persone, tu c'hai una pizzeria, paghi 16 euro al metro quadrato, però quello della banca paga 1,5 euro al metro quadrato,
la gente viene giù coi forconi, e c'ha ragione, perché ad oggi quando parliamo di accesso al credito, di difficoltà per le piccole e medie imprese, andiamo a parlare di colpe, di responsabilità delle banche, eh? Non è che andiamo a parlare di altro. Quindi se ci abbiamo una discrezionalità su questo, applichiamola, e applichiamola fino alla fine. Ora vado a leggere l'ordine del giorno che ho scritto e che ho firmato insieme ad altri consiglieri comunali, maggioranza e di opposizione. Ordine del giorno del Consiglio Comunale Fabriano, oggetto: contrarietà del Consiglio Comunale Fabriano alla TARES. Premesso che l'Italia nel suo complesso e la nostra città in modo particolare stanno attraversando un grave periodo di crisi economica e lavorativa, che la mancanza di posti di lavoro genera una continua caduta del reddito di numerose famiglie, che nel nostro paese i vari governi che si sono succeduti in questi anni non sono stati capaci di affrontare in maniera organica e complessiva una discussione reale sulla tassazione, che la TARES è stata considerata da più parti, sindacati, associazioni di categorie, esercenti, ANCI, una tassa iniqua che grava sui più deboli e che colpisce duramente le famiglie, che si stima che la spesa a carico delle famiglie subirà un aumento medio di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. Il Consiglio Comunale di Fabriano esprime la propria contrarietà politica all'istituzione a livello governativo della TARES. 2. Impegna il sindaco e la giunta a farsi portavoce presso il governo centrale delle criticità sottolineate dalla nostra assise comunale. Impegna il sindaco e la giunta ad inviare il presente documento alla presidenza del Consiglio dei Ministri e ai parlamentari eletti nel territorio, in modo da far pressione sulla legislazione nazionale al fine di far modificare questa tassa ingiusta così come formulata. Ecco, io ritengo che una presa d'atto, una presa di posizione politica seria da parte del Consiglio Comunale di Fabriano, dato che nel nostro territorio ci sono anche parlamentari, dato che il nostro sindaco ha un filo diretto con il Presidente del Governo, possa essere una questione qualificante, che possa essere, che può aprire anche una discussione negli altri comuni. Io, per scrivere questo giorno, mi sono anche informato, guardato su internet, e, ragazzi, i comuni che si stanno opponendo sono tantissimi, quindi io auspico un voto favorevole a questo ordine del giorno da parte del Consiglio Comunale Fabriano, come altresì auspico il voto favorevole sull'emendamento alle banche, perché se no sarebbe visibile un atteggiamento di questo tipo. Grazie. Bene, grazie consigliere Rossi, quindi questo poi lo mettiamo in votazione alla fine, prima dell'atto finale. Qualcun altro è iscritto a parlare? Prego, consigliere Solari. Grazie. Devo finire di sbirciare le carte, quindi forse dopo farò un altro intervento. Comunque sì, mi riallaccio a quello che diceva il consigliere Rossi, nel senso che credo che anche molti di noi non sappiano cosa andiamo tra poco a votare. Perché è vero quello che diceva Emanuele, cioè in giro per i vari comuni d'Italia succede il diavolo a quattro riguardo alla TARES. Sapete se la TARES cos'è, da quale parte è composta e quello che lo Stato ci chiede? Perché il nocciolo è lì. Se noi accettiamo questo, allora ci sbrachiamo. La TARES, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, consiste in un'imposta che si basa sulla superficie degli immobili. Grazie alla sua riscossione, i comuni dovranno coprire per intero i costi del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Fino all'anno scorso il prelievo sulla tassa dei rifiuti copriva invece il 70-80% dei costi. Con la TARES i comuni dovranno anche pagare i costi di altri servizi, come le spese per l'illuminazione pubblica, per la polizia municipale, per il personale degli uffici amministrativi. Fino all'anno scorso alcuni comuni, il 20% del totale, avevano già la possibilità di coprire l'intero costo del servizio tramite la TIA, la tariffa di igiene ambientale. Proprio la copertura di questa gamma più ampia di servizi ha determinato l'aumento di almeno 30 centesimi al metro quadro, che i comuni possono alzare fino a 40, rispetto alle imposte precedenti. La TARES riguarda tutti quelli che possiedono immobili che producono rifiuti. La parte eccedente degli incassi dovuta all'aumento sarà incassata interamente dallo Stato. Quello che i comuni incassano con l'aumento sarà tolto dai trasferimenti statali. Adesso, se secondo voi questa è una cosa a norma, fatta con giudizio, che però dobbiamo accettare perché ce l'ha fatta lo Stato, io ho timore
che se mai uscirà fuori che lo Stato decreti Fabriano come città per fare esperimenti bellici di natura nucleare, noi votiamo sì perché ce lo dice lo Stato. L'imposta si basa sulle dimensioni degli immobili, sia sul numero dei componenti delle famiglie che ci abitano, a scapito quindi delle famiglie più numerose. Per calcolare l'ammontare della TARES viene considerato il valore medio di produzione dei rifiuti, che è determinato con alcuni criteri statistici diversi da famiglia a famiglia e tra le varie imprese. Cioè, noi abbiamo criticato fino all'altro ieri il sistema degli studi di settore, ci siamo stracciati le vesti, interpellanze in comune, mozioni in comune, interpellanze e mozioni a livello regionale, e noi qui andiamo a votare lo stesso identico sistema. Quello che più mi ha fatto adirare, diciamo così, è che attraverso la TARES viene assolutamente sconfessato il principio europeo, che è quello di chi più inquina più paga. Cioè, c'era una certa equità, una certa meritocrazia, cioè noi eravamo incentivati a differenziare. Adesso questo non c'entra più niente. Cioè, noi in base ai metri quadrati dell'abitazione locale, industria che abbiamo, paghiamo a prescindere da quello che mettiamo nei cassonetti. Allora, siccome abbiamo fatto della meritocrazia e dell'equità i portabandieri dei programmi di tutti i gruppi che siedono qui in Consiglio Comunale, vorrei sapere come possiamo andare a votare una cosa prettamente antimeritocratica come la TARES. Cioè, sconfessa esattamente anni e anni di educazione alla differenziata, a cui anche il nostro comune ha contribuito, ha speso con l'assessorato. Quello che io faccio non è una requisitoria alla maggioranza o ai colleghi della maggioranza, è una cosa su cui invito a riflettere. Cioè, so benissimo che tanti di voi non condividono questa cosa e vi sto dando spunti per riflettere. Mi sono fatto la lista dei comuni che hanno fatto il diavolo a quattro sul territorio. Il comune di Treviso ha presentato un ordine del giorno e ha fatto uno sciopero, e ovviamente amministrazione PD, qua ci tengo a precisarlo. A Vicenza, sentite, la TARES accorpa due tributi, una tassa istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani e un'imposta riferita ai servizi indivisibili dei comuni. Quest'ultima è una maggiorazione della tassa sui rifiuti. Per capirci, e fatte le dovute differenze, è come l'aumento dell'accisa sulla benzina, che comporta maggiori sborsi per gli automobilisti, a parità di servizio, nessun utile per i benzinai e un introito superiore per l'erario. In sostanza, il governo centrale, non avendo il coraggio di applicare direttamente una nuova tassa, la camuffa all'interno della TARES, usando i comuni come semplici incaricati della riscossione e senza che il territorio ne tragga benefici. Ah, siccome sindaco e vice sindaco sono d'accordo con questo, allora noi l'accettiamo, però? Vado avanti, perché no, vi dico come hanno fatto gli altri comuni, ve lo dico. No, ma perché sennò qui ogni volta pare che ogni proposta che si fa, ma quell'altro, no, ma che dici Rossi, che dici Solari, non è così. Adesso vedo ecco, tutta la Svizzera e i comuni che hanno fatto in maniera differente al nostro. E anche incostituzionale la TARES, in quanto imposta dovrebbe essere sempre commisurata al reddito, come prevede l'articolo 53, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Quindi per il calcolo appare inidoneo e vessatorio il solo criterio dei metri quadrati di superficie calpestabile. Andiamo anche contro la Costituzione? Andiamo, basta che dopo non la tirate fuori quando vi fa comodo, la carta costituzionale. La TARES rimette in discussione il principio di equità. Per pagarla non è determinante l'effettiva produzione dei rifiuti, ma basta la mera potenzialità, l'occupazione, il possesso o la detenzione di locali, aree suscettibili di produrre rifiuti. Quando in commissione il consigliere Urbani ha tirato fuori il proprio caso personale, vice sindaco Tini era in evidente difficoltà, perché è difficile andare a giustificare quello che diceva il consigliere Urbani, non perché sei tu che devi giustificare questo, ma perché è la realtà dei fatti. Sicuramente in tutta Italia non sarà solo il caso di Urbani, esattamente. A Modena il sindaco ha definito la TARES una tassa vigliacca, che ora non è più nemmeno sui rifiuti, perché i conteggi vengono fatti in base alla metratura degli immobili anziché sui rifiuti effettivamente prodotti. A Quincinetto, che è in provincia di Torino, in Piemonte, amministrazione PD,
Ci ritroviamo ogni anno il sindaco a dover approvare nuovi rincari imposti dallo Stato a fronte di costanti tagli e trasferimenti. Non condividiamo il metodo ed è giusto rimarcarlo. Non vogliamo che i cittadini pensino che condividiamo quanto lo Stato ci impone senza un minimo dissenso. Questo lo dicono gli amministratori di un comune. Io da sto comune questo non l'ho sentito. E se lo dite io sono con voi. Tanto più in questo caso in cui ci accopriamo il 100% dei costi del servizio e ci ritroviamo a dover aumentare comunque l'imposizione per la quota che va versata a Roma. Ma se non avete capito, quei 30 centesimi al metro quadro che ci vengono chiesti in più a noi servono per coprire il debito pubblico di questo paese. È una tassa in più, nascosta, un balzello. Il sindaco Barbara Compagno, il compagno sì, Rossi, del PD, i comuni navigano a vista, trovandosi a svolgere lo spiacevole ruolo di gabellieri al posto dello Stato, che di fatto fa slittare l'IMU, promettendo una possibile cancellazione, ma imponendo di fatto con la tassa rifiuti una nuova patrimoniale sulla casa. Nella nostra regione, per esempio la provincia di Macerata, è successo un bel casotto, perché tutti i membri della giunta provinciale si sono riuniti al prefetto, questi sono segnali importanti, a nome di tutti i comuni della provincia di Macerata, e hanno esposto i loro dubbi e le loro perplessità. Noi purtroppo ci ritroviamo con dei documenti arrivati il venerdì, che noi guardiamo il lunedì c'è la commissione, il giovedì c'è il consiglio comunale, e io capito che rientra nei termini di legge 5 giorni per dare il materiale, ma se voi pensate che in 5 giorni come consiglieri ci prendiamo la briga di votare a scatola chiusa una cosa del genere, no, io non lo farei a cuor leggero, come non farei a cuor leggero la votazione fuori bilancio che analizzeremo dopo. E un attimo, eccola qua, Macerata, sindaco di Montecosaro, ovviamente non dico di che parte politica è. Bravo. Sveglio. Coefficienti e aliquote TARES sono un affare nazionale e la legge non tiene conto nemmeno della virtuosità dei territori. La provincia di Macerata, per esempio, ha il 71% di raccolta differenziata, eppure i maceratesi dovranno sborsare più soldi al pari ai cittadini residenti in altre zone d'Italia, molto meno attenti alla raccolta differenziata. La TARES prevede una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadro, tutti incassati allo Stato centrale, e anche i comuni che devono coprire il 100% sia le spese di gestione, costi fino ad oggi sono stati condivisi, che le spese per i servizi. Siamo stanchi di fare gli esattori per conto dello Stato e di dover chiedere sempre più soldi ai nostri cittadini, quando allo stesso tempo ci viene impedito di investire e offrire nuovi servizi. Parole del sindaco di Montecosaro Cardinali. Io queste parole avrei volute sentire qui, ma quello che condivide in maniera assoluta è quello che afferma il senatore Mario Morgoni. Mario Morgoni, che partito è? PD. L'introduzione della TARES con gli oneri aggiuntivi che comporta per i cittadini è inaccettabile, tanto più perché questi oneri sono completamente svincolati dagli impegni e dai risultati in materia di raccolta differenziata. Allora, noi ci siamo impegnati in tutto e per tutto a lavorare su questa raccolta differenziata per una questione di educazione. Più uno fa la raccolta differenziata precisa e meno paga. Qua la smentiamo immediatamente. In materia ambientale, in particolare di gestione dei rifiuti e di raccolta differenziata, si parla sempre di incentivare comportamenti virtuosi. Ciò che è stato sempre annunciato, di fatto mai realizzato, ed oggi palesemente contraddetto dalla TARES. Nella nostra regione, nuclei familiari numerosi, istituzioni scolastiche, imprese, residenti, comuni virtuosi, con alte performance in materia di raccolta differenziata, lamentano aumenti esorbitanti della TARES. Si tratta di una vicenda inaccettabile, sulla quale è necessario intervenire al più presto. Prima il vice sindaco Tini ci ha detto che ha avuto dei colloqui con i rappresentanti delle associazioni. Vice sindaco, scusi. Prima ci ha detto che ha avuto incontri con i rappresentanti delle associazioni, Confcommercio, CNA, presumo, non lo so, cioè, per le riguardanti la TARES. Ha incontrato queste categorie? Se rispondo a... Ah. No, perché io leggo di quello che hanno fatto queste categorie in altre... No,
lei ha detto che andava tutto bene, che l'ha incontrata e che non hanno fatto obiezioni. Io forse non gliel'avete spiegato per bene quello a cui vanno incontro. Non funziona sempre così, che bisogna applicare la legge. No, ma ci stanno i sindaci che hanno riconsegnato la fascia per la TARES. Allora questi sono pazzi, hanno riconsegnato la fascia. Adesso lo ritrovo, ve lo rileggo. Comunque ve lo dico per bene, perché sennò pare che veramente solo noi siamo quelli che vogliono fare i matti. Sindaco Turi, Veneto, si ribella allo Stato, io la TARES non l'applico. Sindaco di Ronca, il sindaco Turi di Ronca in Veneto. Turri si ribella allo Stato, io la TARES non l'applico. Preferisco andare incontro a una riduzione dei trasferimenti che essere corresponsabile della morte delle aziende e di difficoltà che per molte famiglie sarebbero insuperabili. Adesso questo è un pazzo. Non lo so come sta, però c'è chi ha il coraggio di fare questo, perché il coraggio, al contrario di quello che diceva il sindaco l'altro giorno riguardante il ponte dell'Era, non è fare le cose per bene. Coraggio è coraugere, agire con il cuore. È giusto rispettare la legge, dice il sindaco, Tini, questa è per te, ma quella sulla TARES è una legge sbagliata. Impossibile per Turri, il sindaco, non guardare al periodo storico che tutti stiamo attraversando. Una cosa del genere vuol dire condannare a morte la gente. Adesso un sindaco prende una posizione del genere. Io mi oppongo a questa legge scellerata e sono pronto alle conseguenze. Preferisco pensare di dover gestire un bilancio più difficile perché mi taglieranno i trasferimenti che avere sulla coscienza fallimenti e disastri simili. Io dico questo perché voi ci date solamente una sola verità, come era in Russia prima. Una sola verità c'è dire. È quella, compagno Romani mi perdonerà. La legge del Soviet è una sola. E voi ci dite che è impossibile fare questo, io vi porto altri esempi reali di quello che fanno altri comuni in Italia, e ve lo devo dire, perché sennò voi ci dite se può fare solo così, la legge dello Stato, no, ci stanno le alternative. Preferisco pensare di dover gestire un bilancio più difficile perché mi taglieranno i trasferimenti che avere sulla coscienza fallimenti e disastri simili. Io, è categorico il sindaco Turri di Ronca, in Veneto, non mi dimentico chi è un sindaco. È uno che è stato eletto per tutelare i cittadini. Questo dobbiamo fare noi sindaci. Dobbiamo assumerci delle responsabilità. Ho fatto prima riferimento alle categorie associative fabrianese, perché non so appunto come gliel'avete spiegato questa TARES, quanto incide sulle loro attività, perché io prima stavo parlando con il titolare del bar ideale, mi ha detto è meglio che non la sapevo sta cosa perché mi ha rovinato la giornata, quindi c'era anche il compagno Rossi, eh? Io vi porto un esempio reale di quello che ho vissuto tre ore fa con il compagno Rossi. Quanto incide la TARES sulle attività commerciali della nostra città? Perché voi lo sapete, uno, i commercianti lo sanno, due. Perché, ad esempio, la Confartigianato di Brescia, che ha detto la pressione fiscale supera ormai il 55%, e col possibile aumento dell'IVA chiudiamo tutti, chiede un'applicazione virtuosa e attenta della TARES, e ha chiesto alcune cose che io ripropongo a questa assise. Stabilire l'effettiva produzione dei rifiuti, agevolare le imprese offrendo riduzioni a coloro che avviano il recupero in maniera autonoma, facilitare le attività stagionali con riduzione sulla tariffa, detassazioni e riduzioni per produzione promiscua di rifiuti speciali urbani. Queste sono alcune proposte che ha fatto la Confcommercio di Brescia, Confartigianato di Brescia. Vorrei sapere se quella fabrianese ha proposto qualcosa a questa assise, o cosa avete alla giunta, o cosa ha proposto la giunta, anche perché noi vicino al nostro comune abbiamo un esempio che è quello di Sassoferrato, su cui vorrei una spiegazione, nel senso che tutte le tabelle riguardanti le 22 categorie più che sono sottoposte alla TARES hanno dei criteri assolutamente più vantaggiosi dei nostri. Leggendo l'articolo del 27 maggio 2013, il Morgan Clementi, presidente del Comitato Territoriale del Fabrianese di Confindustria Ancona, ha detto:
Quando abbiamo incontrato il comune di Sassoferrato nella figura dell'assessore all'ambiente Marco Giulietti, l'amministrazione era in fase di delibera sul tema Tares. Le aziende della zona industriale berbentina hanno manifestato il loro disagio e hanno richiesto una modifica del regolamento comunale relativo ai rifiuti. Dopo un mese e mezzo riscontriamo con grande soddisfazione che il comune ha inserito nel nuovo regolamento una modifica che assimila i rifiuti industriali a quelli urbani. Un risultato davvero importante, un atteggiamento virtuoso che genera vantaggi sia per le aziende che per lo stesso comune. Le prime avranno un notevole risparmio, differente a seconda delle dimensioni aziendali, ma comunque quantificabile in diverse migliaia di euro. Il comune, al canto suo, aumentando la raccolta, disporrà di nuove entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti. Allora, visto che non ero pronto ai chiarimenti, ho messo tutto in mezzo qua, perché questa è la realtà di un comune a noi vicino. Credo di aver dato spunti non per attaccare l'amministrazione e i consiglieri di maggioranza, ma per renderci conto di quello che andiamo a votare, dei principi di questa legge, di uno Stato che ci chiede esclusivamente di fare gli esattori delle tasse, quando ci sono altri enti preposti. Poi non vorrei vedere amministratori che allargano le braccia e dicono dobbiamo farle, perché l'azione che ha fatto il sindaco veneto è lampante di quello che significa avere coraggio politico di rischiare. Dice: io questa Tares non l'applico perché non voglio essere responsabile della chiusura di aziende, attività commerciali, della difficoltà dei cittadini. Il sindaco deve agire con coraggio, noi abbiamo delle responsabilità. Però non è possibile che mettete sempre in dubbio, in discussione, quello che fanno gli altri. Quello che ha fatto il sindaco è una dichiarazione politica. Io vi invito a riflettere su tutti gli esempi che vi ho portato, perché non esiste solo una realtà, ma ne esistono altre. La realtà la possiamo modificare, perché la realtà non è altro di quella che noi vogliamo vedere. Se la vogliamo vedere in una determinata maniera, la realtà sarà quella a noi più consona e vicina. Grazie Presidente, mi scuso per aver sforato. Grazie Consigliere Solari. Iscritti a parlare? Prego Consigliere Romani. Ho bisogno anche di un chiarimento. Siamo in fase di discussione, però, consigliere Romani, lei è tornato indietro adesso. No, non so tornare indietro. Ho trovato, almeno o non ho saputo interpretare, un'incongruenza. Siccome devo presentare un emendamento, se devo presentarlo adesso oppure dopo, non chiedevo questo. In fase dell'aspetto della discussione, poco da aggiungere a quello che ha detto Solari, a quello che è stato detto finora da tutti da questa parte, con un'ulteriore aggiunta che avevo fatto anche in sede di commissione, e dico che proprio dietro tutte queste preoccupazioni, tutte queste perplessità, perché è così indispensabile votare oggi questa tassa? Perché non aspettare ulteriori sviluppi che possono essere anche peggiorativi, o quello che è? Comunque, se continuiamo a peggiorare, quest'Italia non è che può andare avanti. Perché è così fondamentale non aspettare 15 giorni? Perché i tempi, perché per la presentazione del bilancio ci sono in ogni caso, agosto e agosto, magari può accadere che qualcuno magari può non andare in ferie per preparare il discorso importante per il 30 di settembre, però il vice sindaco faceva notare che lui non intende votare il bilancio il 30 settembre, intende votarlo perlomeno nella prima decade di settembre. Ecco, io vedo tante forzature, tante corse, e ritorno un attimo indietro al mio primo consiglio comunale del 2013, quando abbiamo fatto le 23:58, perché bisognava per forza di cose votare il piano delle alienazioni. Ecco,
tutte queste corse, secondo me, in questo momento particolare, fanno male a tutti. Per cui io ribadisco questo mio pensiero: aspettare non fa male. Poi il bilancio, invece che il 10 settembre si vota il 30 o il 4 di ottobre, credo che non cada questa struttura. Però siamo qui e stasera da qui bisogna comunque uscire. Questo era il completamento, che è inutile parlarsi addosso, io non sono il tipo che se parla addosso, preferisco fare un po' più di fatti. E proprio i fatti mi richiamo. Vice Sindaco, io nella proposta deliberativa che non stiamo adesso trattando, no, però perché mi serve per quella è l'approvazione del piano economico, al punto 5 si dice di dare atto che la scadenza e il numero delle a spiegazione allora, siccome qui se leggo capisci, e il numero delle rate di pagamento per l'anno 2013 sono previste nel regolamento comunale Tares come segue: prima rata agosto, seconda rata dicembre. Io non me l'ho ritrovate queste date qua nel regolamento. Ecco, volevo sapere questo. Io qui voglio presentare un emendamento. Consigliere Romani, non ho capito, scusa. E anche nelle norme transitorie mi pare non averlo letto, però, ripeto, non sono pratico. Consigliere Romani, articolo 47. Terminato con l'intervento, consigliere Romani. Altri iscritti? Prego, consigliere Romagnoli. Grazie Presidente. Volevo solamente fare una riflessione riguardo a questa cosa. Mi sono piaciuti gli interventi che mi hanno preceduto. L'unica cosa che ecco, vorrei puntare un attimo sul discorso che spesso e volentieri noi parliamo di, no, è una legge, io mi rendo conto che non penso che nessuno di noi qua dentro gli faccia piacere dover fare questa cosa, quindi non è questione che c'è chi è a favore e chi è contro. Il problema è che è vero, assolutamente vero, che bisogna cominciare a dare una sterzata, nel senso che la situazione che si sta profilando, che stiamo vivendo, tutto quanto da parte di tutti noi, dei cittadini che ci sono vicini sul territorio locale e nazionale, è drammatica. Di conseguenza, di fronte a determinate anche leggi, bisogna prendere una certa posizione e non può essere sempre quella di dire è una legge, quindi la rispettiamo, perché le leggi sono fatte da uomini, poi possiamo chiamarli parlamentari, portavoce, presidenti, quello che vogliamo, però ci sono degli uomini che incompetenti, in malafede, corrotti, collusi, hanno fatto danni enormi. Uno di questi è Monti, che ci ha ridotto come ci ha ridotto. Sicuramente ha aiutato le banche, ma sicuramente non ha aiutato i cittadini. Poi non voglio stare ad analizzare un discorso politico di questo genere, però è come dire la legge 3/2012 di Spacca non è una buona legge, perché è una legge che va ad agevolare determinate persone, a aumentare l'inquinamento, a sfruttare il territorio, a spendere miliardi di euro per che cosa? Per un effettivo beneficio da un punto di vista territoriale, ambientale, energetico? Assolutamente no, è solamente speculativo. Quindi a queste leggi bisogna avere il coraggio, è tanto difficile, bisogna avere il coraggio
di dire no. E non si è soli nel dire no, perché 100 piccoli comuni nel Cosentino, piuttosto che a Padova, piuttosto che a Roma, piuttosto che in altre regioni, si sono opposti alla TARES, come magari bisognava o bisogna opporsi alle leggi che non fanno, che non curano gli interessi dei cittadini, in modo eclatante. Quindi la cosa importante è dire, ok, allora, quello che noi immaginavamo, cioè, o comunque ci piacerebbe vedere, è quello di cambiare meccanismo, quello di dire, vediamo, io mi oppongo a questa TARES come hanno fatto altri sindaci, però andiamo a vedere come magari creare uno spirito sociale diverso, creare unità in una società che invece si sta dividendo. E quindi il Comune, questo ha una secondo me, una possibilità enorme di essere propositore di attività che possano servire per la società, per la città, abbattendo i costi. E quindi sarebbe molto più onesto dire, allora, tutti i cassa integrati che prendono, allora, siccome comunque avete un'entrata così, vogliamo cominciare a vedere come è possibile fare qualcosa per la città, abbattendo i costi, per esempio. Cioè, ci sono tante cose che potrebbero essere messe in campo. Scusate? Non ce la fa. Grazie. Una volta tanto riprendo anche... Esatto. Quindi chiudo l'intervento, questo era solamente per dire che non ci dite, vabbè, è legge, tanto lo dobbiamo fare per forza, tanto sì, ok. Cioè, non è detto che a volte non faccia bene dire, ok, ma noi ci opponiamo, vogliamo gestire la cosa diversamente perché incide X sulle famiglie. Cioè, quanto andranno a pagare le famiglie d'attività commerciale? Ci sono attività commerciali che sono già sotto, clamorosamente sotto, siamo a luglio. E non faranno altro che peggiorare le cose da settembre in poi, dopo le ferie e tutto il resto. Di conseguenza, di fronte a tassazioni aggiuntive e quant'altro che il governo ha ben deciso di scaricare sui comuni, cioè, la situazione si trasformerà da tragica in drammatica, no, al contrario, da drammatica in tragica per i cittadini. Quindi poniamoci, secondo me, ma anche secondo tutti quelli che hanno fatto interventi, in modo critico anche di fronte a queste cose, e vediamo e studiamo una eventuale alternativa. Grazie. Grazie, consigliere Romagnoli. Mi sembra che non ci siano... Prego, consigliere Urbani. Grazie Presidente. Su questa delibera abbiamo preannunciato e preannunciato e presentato anche il nostro gruppo insieme al Polo 3.0 circa 6 emendamenti che poi spiegheremo uno per uno i contenuti. Però qui su questa TARES è stato detto tutto. Io vorrei solo aggiungere una cosa molto semplice. A parte adesso i documenti che sono arrivati all'ultimo momento, il venerdì sera, io l'ho potuto vedere il lunedì sera c'era la commissione, abbiamo discusso, abbiamo visto, abbiamo guardato, ma quello che veramente è sconcertante è che qui siamo di fronte a uno Stato che da una parte dice delle cose positive, e da una parte predica bene e da un'altra parte razzola male. Perché sembra quasi, no? Qui sentiamo ogni giorno... Presidente del Consiglio, il suo vice, che poi è dello stesso mio schieramento politico, che di buone intenzioni ce n'hanno tante, no? Però poi quando le trasformano in pratica, le mettono in pratica, queste buone intenzioni io non le ritrovo più. Ossia, qui si continua ad aumentare, a mettere tasse sotto varie forme, con varie sigle, Tarso, TIA, TARES, fra poco ne inventeremo pure qualche altra, ma non si affronta il problema veramente, che è quello più grave che ha il nostro Stato, cioè quello dell'evasione fiscale. Perché è inutile che continuiamo a mettere le tasse sopra tasse ai cittadini, alle imprese, ai negozi, alle famiglie, a tutti quanti. È inutile che, se non affrontiamo con decisione, e quindi
l'ordine del giorno presentato da Emanuele Rossi, io lo leggo anche nell'ottica di sollecitare i governi a fare una sana e forte lotta all'evasione fiscale, perché se noi avessimo questo strumento, ossia il direttore dell'ufficio imposte di Equitalia a livello nazionale ha detto una decina di giorni fa, 15 giorni fa, un dato sconcertante: Equitalia deve incassare 546 miliardi di tasse non versate. Ma vi rendete conto che ci si fanno 12 o 13 finanziarie? Altro che noi stiamo qui a parlare della Tares, se mettiamo il KB, il KC, qui c'è da rivoluzionare il nostro Stato. C'è da mettere nelle condizioni le famiglie di avere più reddito, e noi invece glielo togliamo costantemente. È uno Stato centrale che non funziona, ed è uno Stato inserito in un'Europa che non funziona. L'Europa ha letteralmente cappottato. L'Europa si è allontanata, come si è allontanata l'Italia, dalla realtà cittadina, dalla realtà dei territori, dalla realtà delle famiglie, dalla realtà dei lavoratori, perché domani se ci sarà 7-8 mila lavoratori che scendono in piazza, sarà sicuramente perché l'India si delocalizza, questo è chiaro, ma sarà pure perché c'è un disagio nazionale che le famiglie non hanno più di che sfamarsi, perché solo tasse, le aziende solo tasse. E questo è quello che io ho firmato l'ordine del giorno Emanuele insieme agli altri consiglieri, perché io voglio che venga portato a livello nazionale veramente la realtà che viviamo, ma magari Fabriano la vive più intensamente in questo momento. Ma guardate che la vive tutta l'Italia, perché falliscono 1000 aziende al mese, si ammazzano gli imprenditori, si impiccano gli operai, si buttano alle finestre le casalinghe, e noi che facciamo? Lo Stato che fa? Inventa la Tares con tutti questi coefficienti, meccanismi KB, KC, K3, K2, che veramente per averli compresi ci è voluto... E poi io non sono sicuro di averle compresi, riconosco i miei limiti, perché in un paio d'orette... Ritornando poi all'argomento specifico, e ne parleremo dopo per quando parleremo del piano finanziario, sinceramente, lo dico molto sinceramente, l'ho detto anche in commissione, mi piacerebbe vedere l'analitico di quei costi, grazie dottoressa se ce l'ha portati, perché significa che altrimenti noi votiamo un documento al buio. Ancora Ambiente ci dice che costa 4.183.000 euro e l'amministrazione riparte con un calcolo giusto, sicuramente proporzionale, a parte quello delle banche che fa riflettere veramente, vi prego votate quell'ordine, quell'emendamento che lo modifica. Ma noi ci siamo trovati di fronte a una proposta di deliberazione consigliare dove scappa fuori una cifra di 4.183.000 euro senza sapere da cosa deriva. Tra parentesi, nel dettaglio dei costi, tre costi generali messi lì nella seconda tabellina importano una cifra più alta di quello che costa il servizio. Dopo lo vedremo nella tariffa. Quindi è sconcertante il fatto che noi Consiglio Comunale votiamo un incremento delle tasse ai cittadini senza conoscere ancora nella delibera il dettaglio dei costi che andiamo a chiedere, per il dettaglio dei costi che dobbiamo sostenere, perché ce lo dice ancora Ambiente. Se ancora Ambiente, se ci diceva 15 milioni di euro, noi dovevamo ripartire i costi per 15 milioni di euro. Io su questo veramente abbiamo in commissione detto e ridetto questa cosa, e sono contento se la dottoressa si è adoperata per portarci delle informazioni ulteriori, perché ragazzi, vabbè, adesso meno tardi, meglio tardi che mai, potremmo fare eventualmente 5 minuti di sospensione o 10 minuti di sospensione, oppure la dottoressa potrebbe leggerli, spiegarli, aspetta, prima facciamogli spiegare, poi chiederemo eventualmente una sospensione per comprenderli meglio se è necessario, però questo è un concetto fondamentale. Io sono stato in Consiglio Comunale prima di quest'anno altri 5, dove il collega Angelo Tini quella volta seduto qui ci ha fatto scuola su queste cose, sul rispetto delle regole, sulla chiarezza dei numeri. Quindi chiediamo solamente una meglio tardi che mai, devo dire, perché se non chiedevamo questa cosa in commissione, il Consiglio Comunale oggi avrebbe votato al buio, avrebbe votato senza sapere nemmeno quello che votate, quello che avremmo votato. Quindi credo che sia interesse anche vostro, anche se un cittadino vi chiede perché paghiamo 4.183.000 euro a Ancona Ambiente,
almeno potrete rispondere per questo e per quest'altro, perché qui se veramente vogliamo collaborare e dare un contributo alla città in un momento di difficoltà, forse veramente non solo nei momenti di difficoltà, quando sento per radio adesso dobbiamo essere tutti uniti, ma facciamolo veramente, perché se no sembra il malato che quando sta male si raccomanda e poi quando la malattia l'ha superata se ne dimentica. E invece se dobbiamo veramente intervenire e collaborare, facciamolo sempre, perché questo è il momento veramente che la città ci ha bisogno. Non è che ci avevamo bisogno solo noi, imprenditori, ci ha bisogno tutti, le famiglie, perché viviamo in una situazione drammatica. Io produco un piccolo reddito, alla fine mi si presenta, oltre a tutte le tasse indirette come questa, si presenta un socio che io non vedo mai tutto l'anno e mi dice: amico mio, vieni qua, mi dai il 66% delle tasse. E io non l'ho visto mai, non so manco chi è, non so manco che cosa ha fatto per me, però so che oggi in consiglio comunale io devo votare un'altra tassa che pone un aggravante a tutte le città, a tutti i cittadini di Fabriano, di Jesi, che dopo ci sia quello della banca, il coefficiente per la banca di più o di meno, quello è un fatto tecnico e potremmo discuterlo, ma il fatto fondamentale è che da una parte si predica bene e dall'altra parte si razzola male. Ossia, voglio fare un appunto, il Presidente del Consiglio e tutto il suo vice e i vice in un governo di unità nazionale torna da Bruxelles e dice: quanto siamo stati bravi perché abbiamo portato a casa 1,5 miliardi di contributi, adesso gli imprenditori non hanno più scuse, facciano la loro parte. E che mi serve a me i soldi se non ho più le vendite? A chi devo assumere io se i prodotti non li vendo più perché sono fuori mercato? Perché siamo solo tasse, solo imposte, solo tributi. Allora, il segnale che io ho sottoscritto insieme a Emanuele è quello di portare a livello nazionale queste problematiche, il grido delle città, dei cittadini, delle imprese, delle industrie, ma bisogna farlo veramente, perché oggi è l'Indesit, domani mi auguro che la Tecnowind risolva il problema, poi dopodomani può essere la mia azienda, perché qui non è che c'è un padre eterno sopra e dice a te sì e te no, è un sistema vivendo, un sistema dove adesso rispetto all'anno passato che chiedevamo ai cittadini 3,5 milioni di tasse per la Tarso, adesso ne chiederemo 4,183 milioni. 3,2. Adesso gli chiederemo quasi 1 milione di euro di più. Allora, siccome la TARES rappresenta anche una tassa che serve per i servizi, io mi domando se questi costi di questi servizi sono stati inclusi nella TARES, dov'è che vado invece a risparmiare? ho capito, Angelo, ma fammelo dire, perché io voglio capire, lo Stato non c'è da più i contributi, allora non mi puoi dire che questa è una tassa dove ci pago anche i servizi, perché tanto li pago comunque, e questo è veramente vergognoso, perché io posso chiedere a un cittadino di raggruppare due tasse, ma se le raggruppo in una cresce e l'altra cala, per il principio dei vasi comunicanti. Questo non è così. Noi stiamo in una situazione dove i cittadini sono sempre costretti a sostenere. Poi che succede? I negozi chiudono, le fabbriche vanno in crisi, c'è la disoccupazione, non basta più nemmeno la cassa integrazione perché ce l'abbiamo finita. È chiaro, se togliamo liquidità, forza, energie alle famiglie, le famiglie spendono meno, i negozi vendono meno, le fabbriche vendono meno, è un circolo vizioso che qualcuno deve avere il coraggio di interrompere. E questo qualcuno siamo anche noi consiglieri comunali, e anche questo nostro consiglio che oggi è votato è chiamato a votare una tassa in incremento perché ce la impone lo Stato. Questo, io su questo non sono assolutamente d'accordo. Abbiamo preannunciato degli emendamenti che vogliamo cercare perlomeno di portare dei minimi correttivi insieme agli altri colleghi, perché riteniamo che perlomeno qualcosina potrebbe essere fatto, in più o in meno, ci sono delle cose che proponiamo in più, delle cose che proponiamo in meno, perlomeno cerchiamo di fare un minimo di intervento affinché questa batosta sia leggermente meno pesante. Grazie. Grazie consigliere Urbani, non ci sono altri iscritti, quindi... scusi, prego consigliere Guidarelli. Due parole soltanto per un minimo di chiarezza. Noi in questo momento, punto numero 9, approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. In questo momento ci abbiamo a disposizione e dobbiamo fare due votazioni. Una per l'applicazione di un regolamento. Cioè noi, e qui facciamo un po' di chiarezza, perché che ognuno voglia fare un po' il fervorino
politico mi sta più che bene, no? Però arriviamo alla fine, arriviamo a qualche conclusione che serva. Noi dobbiamo non votare una tassa, perché la tassa non la stiamo mettendo noi. Non è che il sindaco, la giunta e il consiglio comunale hanno inventato una nuova tassa che va a gravare su tutti quanti. Chiunque sia stato in questo momento, lo Stato, Consiglio dei Ministri, il Governo, il Parlamento ha approvato questa tassa. E noi dobbiamo solo ed esclusivamente rispettarla, ma non condividerla. Tanto è vero che qui c'è il fogliettino firmato da 9 capigruppo, gli altri due credo che non l'abbiano firmato solo perché non c'erano, ma 11 capigruppo su 11 firmano un documento dove si dichiarano contrari a questa tassa. E caro, sei bravissimo, vedo che ci hai avuto poco tempo, ma Cristo, ti sei documentato benissimo, come sempre te ne faccio i miei complimenti, ma è esattamente quello che hanno fatto gli altri, che tu in un certa maniera osannavi, quello detto non ci sta bene, e noi diciamo non ci sta bene. Esattamente, ce n'è uno che poi bisogna vederlo, eccetera. Va bene, allora ragazzi, non la applichiamo? Qualcuno ha fatto forse un ordine del giorno per dire non applichiamo questa tassa? O vogliamo continuare a chiacchierare, a dire che la colpa è dell'Europa, Urbano, di questo, di questo? Ma lo sappiamo tutti, ma basta prendere qualsiasi, aprire qualsiasi televisione, bisogna leggere qualsiasi giornale, qualsiasi chiacchiera in questo momento va in questo senso. È nel nostro potere in questo momento modificare una situazione del genere? No, questo ci sta bene, l'abbiamo detto in commissione, l'abbiamo chiarito e detto tutti quanti, tu l'hai scritto, tutti l'abbiamo firmato, fra 10 minuti o quando sarà lo voteremo, è solo questo che è in questo momento nel nostro potere. Mentre gli altri piccoli poteri del poter modificare determinate altre faccende, no, forse è il caso che cominciamo a prendercene un po' di carico, e magari, come avevamo iniziato, ma non vi rendete conto che avevamo iniziato un processo sul lavoro, per esempio, in commissione, e poi dopo siamo stati sempre costretti a fare delle commissioni su altre questioni che, no, ci derivavano non dalla nostra diretta volontà o dalla nostra diretta. Per cui il mio invito qual è? Benissimo, uno dice non mi sta bene, anche io sono stato il primo a dirlo non mi sta bene, non mi sta bene perché tu, perché questa tassa utilizza i metri quadrati delle varie situazioni o case o aziende o roba del genere per poi tutta una parametrazione di servizi diversi, perché non è soltanto una tassa se rifiuti, una tassa per l'illuminazione, per le strade, per il mantenimento, eccetera, eccetera. No? Il fatto della... l'ha spiegato l'assessore Dini e non voglio assolutamente togliere la parola o lui che ridia ulteriori spiegazioni, ma non è che noi siamo i cattivi che togliamo ai ricchi, togliamo ai poveri per dare ai ricchi, e non deve passare questo, no, lo dice Emanuele, non deve passare questo messaggio qui, perché non è vero, lo so, e non mi sta bene per niente che le banche, che la grande distribuzione, che le grandi aziende paghino di meno, ma no, c'è un meccanismo purtroppo perverso, e lo diciamo, che però non va. Se tu c'hai la Ferrari che si ferma in 5 metri, ma se il limite di velocità è 70 km l'ora, tu ci puoi avere le caratteristiche che vuoi, il limite è quello e devi andare a 70. Se poi non ti sta bene, corri il rischio di superare quel 70 e devi beccarti la multa. Vogliamo fare l'infrazione? Facciamolo. Ce ne prendiamo tutte le responsabilità. Domani mattina il Consiglio Comunale di Fabriano decide di non applicare la TARES. Riapplicherà la TARSU, si inventerà un'altra cosa. Poi? Tanto qualcuna bisogna applicarne, perché se no la monnezza con che la paghi, la strada con che la aggiusti, il resto come lo fai? Per cui, secondo me bisogna, a parte l'aspetto politico, che per carità lì non tolgo assolutamente niente, ma poi alla fine rientriamo nel concreto, e ancora una volta... visto che in commissione l'atteggiamento è sempre diverso,
no? Ancora una volta smettiamocela con questa buoni e cattivi, bravi e somari, Lazzaroncelli o meno. Grazie. Prego, consigliere Romani. Oh, ma... posso? No, rimango un attimo colpito all'intervento del consigliere Guidarelli. Ma io, sì, in questo senso, in commissione penso che le argomentazioni che abbiamo portato e che comunque sono state anche concretizzate, perché ci sono 7, 8, 10 emendamenti, non lo so, poi il segretario li distribuirà, provvederà, non lo so come, anche com'è qui la metodologia. Ma qui nessuno dice che c'è il buono o il cattivo o lo sceriffo e Robin Hood. Qui, secondo me, parlo per me, ma sentendo tutti gli interventi che sono venuti solo esclusivamente dalla minoranza per il momento, vanno nella direzione di cercare di far capire, secondo me, particolarmente che i tempi, stiamo correndo troppo rispetto ai tempi, e qui già qui una piccola risposta c'è. Aspettiamo, no? Vediamo. E poi faremo tutti i passi dovuti nei giorni dovuti. E no, questo non è recepito. Poi, sicuramente sistemando un pochettino questo regolamento, perché bisogna sistemarlo, a voglia se si può agire sull'altra parte. Perché in commissione sono state dette delle verità. Poi magari da venerdì ci hai avuto un po' più di tempo per documentarti, e queste verità non sono poi verità che cadono come pietre tombali in mezzo e non si possono spostare. Se si vuole, qualcosa si può fare. Se si vuole. Ma qui non si potrà, perché l'assessore e vice sindaco è stato chiarissimo di mano, l'impostazione è questa, così è e così si va avanti. E è un po' diverso da quello che stavi dicendo prima tu, Antonio Piero, se, o quantomeno se nel dire facciamocene carico volevi dire intanto approviamo questa, perché allora questo non lo condivido se era questo il senso, intanto approviamo, poi ricominciamo a discutere magari per il 2014 e il 2015. Se invece il senso è facciamocene carico già da questa sera, oppure stasera soprassediamo a sta roba e ritroviamoci in una commissione, in due commissioni, in tre commissioni, e ritroviamoci magari fra 10 giorni per approvare sta Dares, allora sì che mi trovi d'accordo, perché qui bisogna ragionare un pochettino, perché io ritengo, lo ribadisco, starà anche in un ordine del giorno che presenterò dopo se sarà il caso di farlo o meno, credo che c'è stata un po' di leggerezza nel fare questi conti. O forse mi sono sbagliato io. Però se c'è stata leggerezza, già da adesso invito un attimo a riflettere tutti quanti. Questa era una risposta a Piero, e comunque ben venga la precisazione che ha fatto, quella politica non fa una grinza. Secondo me l'altro aspetto c'è comunque dentro ugualmente. Parlo un attimo dell'articolo 36 di questo regolamento. E non ho capito, Presidente, se ne può parlare o non si, cioè, di che si può parlare? Posso parlare dell'articolo 36 del regolamento? Ecco, perché anche questo era stato un mio piccolo, ho fatto un piccolo accenno anche, le sanzioni. No, le sanzioni non l'avevo detto prima. No, i rimborsi d'accordo, le sanzioni penso no, forse mi rispondevi l'altra volta, perché le sanzioni non l'ho proprio toccate, perché ecco, pensavo di farlo un pochettino più tardi, però qui ecco, su questo allora ti esorto, se mi rispondi mi farebbe piacere capire chi e come si stabilisce il 100 o 200%.
Ecco, perché è facile dire così, 100-200. La dottoressa giustamente in commissione ha fatto una precisazione. Io ho sempre applicato il minimo. Però forse è bene scriverlo, non lo so, lo lascio alla discussione. E su questo discorso delle sanzioni dico che forse anche il buon Monti si è reso conto a un certo punto che aveva talmente creato una bufera, una valanga, che nell'articolo 44 del 201 dice: resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Ecco, io dico, in questo regolamento è stato recepito un po' di questo, perché a me, ad esempio, esimente che mi viene in mente per quello piccolo studio che ho fatto, se l'ho, poi qui i legali ce ne stanno tanti, no? Attenuanti, esimenti. Ipotizziamo che un cristiano normale ha fatto la sua denuncia, è stato bravo, ha fatto tutto, non riesce a pagare. Te lo documenta, non riesce a pagare, come non riesce a pagare il mutuo e casa? È giusto che noi lo sanzioniamo? O è giusto che troviamo una forma esimente, proprio per dire, gli volemo un incontro, se è stato bravo non gliela fa pagare, lo dovemo ammazzare, o come dice Urbano, lo volemo far buttare dall'ultimo piano, perché oltre la banca, oltre Cristo e Santa Maria ci si mette anche il comune di Fabriano. Ecco, io invito, poi se è stato fatto, perché come prima mi avete fatto notare, no guarda sta scritto lì, se questo è stato recepito, perché guarda, per averlo scritto Monti, insomma, che non penso che ci ha trattato tanto bene, proprio ci ha collaborato strettamente solo Casini per un periodo, il labbro Borletti parlava solo a favore e adesso manco se può guardare più dalla faccia, però no, dico, faccio riferimento all'andamento nazionale per dire che Monti è proprio stato un disastro per noi e che ci ha collaborato pure. Mio, certo, sì, certamente, per chi se può permettere determinate entrate economiche e anche uscite economiche, forse è stato un bravo premier, però penso che sono pochi quelli che possono dire che è stato un bravo premier. Comunque, questa è una polemica che non noi dobbiamo pensare a Fabriano. Ecco, io relativamente a questo articolo chiedo se è stato o se non è stato recepito, vogliamo fare qualcosa? Punto di domanda. Grazie, consigliere Urbani. Il consigliere Romani, scusi. Non ci sono altri iscritti, quindi diamo la parola all'assessore Tini. E durante l'intervento l'assessore Tini, chi deve consegnare ordine del giorno, emendamenti, può farlo. Dunque, io cercherò appena di appena essere... finisce l'assessore Tini, il termine ultimo è la conclusione dell'assessore Tini. Io penso che la discussione è stata utile, anche se devo dire che ho sentito qualche cosa che non mi è piaciuta molto, cercherò di spiegare perché. Inizio, che Romani aveva iniziato per primo e ha finito per ultimo, adesso non è che io allora c'è questo, ho riportato. Allora, vorrei cercare di essere preciso. Romani dice delle cose, per certi aspetti qualche cosa anche giusto, altre cose non sono condivisibili e spiego perché. I rimborsi, c'è una norma di legge fissa sulla legge, non è che il comune può fare, abbiamo riportato paro quello che dice la legge, perciò non è che il comune può dire è 50 giorni, è 70 giorni, è 200 giorni, è la legge della TARES che è fissa in maniera chiara come funziona purtroppo il meccanismo. Posso essere d'accordo con te che non è condivisibile, ma noi non possiamo fare un atto che va a costare contro una delle leggi. Le sanzioni che a cui tu hai fatto riferimento. No, perché dopo non va bene. Per arrivare al sodo. No, se mi dici qual è l'articolo in cui c'è scritto.
questo qui. La dottoressa sta su, quando io sentavo la dottoressa su questo fatto, se lo sta a guardare, proprio così, così non abbiamo problemi, giusto con la massima, anche perché qui sembrerebbe che noi fossimo un'amministrazione chiusa. Io invece penso, e questo non è che una mia idea, ma penso una volontà anche politica, noi quando ci chiedete i documenti, quando ci chiedete gli accessi alle cose, mi pare che l'aria sia cambiata molto, lasciamo dire, Romani, da quando tu stavi da qua. No, adesso le carte si danno, a differenza di prima, giusto? Se danno tu, se da tutto. Se da tutto e di più. Se da tutto e di più. No, non le fa, no, ma però tu mi ci tiri per le orecchie. Io siccome ci ho combattuto tanto. Andiamo avanti, sì. Tu dici non dobbiamo avere fretta a fare, hai fatto molta enfasi, invece io non sono d'accordo, perché già essere giunti a luglio senza un bilancio, noi stiamo facendo una pessima amministrazione a questa città, chiaro? Perciò qui addirittura si tenta ancora andare più avanti, l'ho spiegato prima nel mio primo intervento, che dobbiamo fare degli interventi che ci chiedono i cittadini. Non possiamo fare nulla perché non abbiamo in bilancio 2012-12 che ci permette di poter intervenire. Allora, se qui vogliamo fare il bene della città, dobbiamo produrre i documenti che permettano all'amministrazione di gestire, al consiglio di controllare, alla minoranza di controllare. Se invece vogliamo lo sfascio di tutto, e io non sono d'accordo, non facciamo mai niente. E non va bene questo, permettimelo, non va bene. Pertanto non è che noi abbiamo forzato la mano per fare le cose veloci, noi dobbiamo fare un bilancio. La Tarso, ci abbiamo avuto il decreto della conversione in legge dell'8 di giugno, che ci ha, l'ho detto anche un'altra volta, l'ho detto in commissione, non voglio ripetere sempre, e oggi siamo arrivati al 10 di luglio, giusto? Fare un bilancio, quando se tu non hai le fondamenta saldi, non riesci a farlo. Noi questo passaggio è fondamentale. Perché la legge impone prima questo regolamento e poi il bilancio? Ma è normale che sia così. Se no, che razza di bilanci famo? Già li famo male perché se fa fuori tempo, se fa quando l'esercizio è chiuso. Non ne parliamo. Perciò io sul discorso tuo, Romani, non sono tanto d'accordo. Perché noi dobbiamo farlo le cose, non farle. Arcioni ci dice facciamo il compitino, non siamo andati in TIA, la colpa è di quelli che c'era prima, ma... Io sono realista. Noi se continuiamo a guardarci indietro non andremo mai avanti. Allora, quello che dici tu, Arcioni, può essere per certi aspetti, parlo io, non è che no, posso anche condividere, ma cosa che risultato abbiamo in pratica? Cerchiamo di essere pratici. Noi inutile che continuiamo a dire perché non è stato fatto quello, perché non è stato. Ormai la situazione è questa, prendiamo atto della situazione e invece di starci a parlare addosso, cerchiamo di risolvere i problemi. Adesso più o meno bene, però la volontà nostra è sicuramente di andare avanti. Ecco. E sul compitino, sarà stato pure un compitino, per carità, io non mi ritengo un esperto, però ho sempre chiesto, e lo chiedo anche questa sera, io mi sarei aspettato più proposte concrete, perché dire sono contro anch'io la tassa, e che sono favorevole alla tassa, noi ci troviamo come giunta, come vice sì, come assessore alle finanze, come sì, ad applicare una legge dello Stato italiano e noi non possiamo non applicarla. Solari che ci ha fatto tutta una disquisizione sui sindaci, ma anche noi lo votiamo l'ordine del giorno di Rossi, non abbiamo nessun problema. E che noi ci fa piacere che siamo diventati gli esattori dello Stato, che lo Stato ci dà meno fondo sperimentale di equilibrio, ci fa aumentare le tasse ai cittadini, che ci gusta che noi dobbiamo mettere 30 centesimi sull'F24, ma che ci gusta queste cose? Ma queste cose le abbiamo dette in commissione. Io ho omesso nella mia presentazione di dire alcune cose che già avevamo detto, no, ero ripetitivo. Il discorso, ho sentito un discorso che proprio mi pare che tu Solari, non è vero che più differenziamo e più paghiamo, questo è falso. Se non avessimo aumentato, no, tu hai detto a un certo punto la differenziata porta a maggiori oneri, l'hai detto tu, eh? Invece io ho tralasciato di dirlo perché mi sembrava ormai una cosa ovvia. Se non avessimo portato la differenziata al 65%, qui c'è solo Agnello, grazie all'allargamento del servizio, una riflessione e quant'altro, noi ci saremmo trovati non da passare da 3,2 a 4,100, ma noi passavamo da 3,2 amici a 4,6, giusto ingegnere?
È questa la verità che bisogna. Noi abbiamo fatto un recupero con l'aumento della differenziata, altrimenti la situazione sarebbe stata drammatica. Partivamo già con un gap iniziale del 15%. Dovevamo recuperare, che questa legge ci impone il 100%. Sul piano finanziario che diceva prima Urbani, qui abbiamo tutti i conti analitici, adesso speriamo. Però qui abbiamo un contratto di servizio, Urbani. Allora, se qui diciamo non va bene niente, ma non è che se può dire non va bene niente e non ti dice cosa vogliamo fare, perché non si amministra in questa legge. Noi abbiamo un contratto di servizio, è giusto, è sbagliato, allora bisogna partire da lì, non oggi piangerci addosso. Io sapete come la penso, io sulle partecipate non è che sono entusiasta, sia chiaro, però bisogna essere realisti, non possiamo sparare, boom, diciamo le cose senza poi andare nel concreto, no? Rossi, diversifichiamo i coefficienti delle banche. Pensi che questo problema non ce lo siamo posto, Rossi? Quando abbiamo fatto i conti, qui c'è la dottoressa che è testimone, il sindaco, e che ci siamo accorti che i supermercati, le banche, le industrie, addirittura in alcuni casi, da proiezioni fatte, il 60% della vecchia TARSU, prima rata, TARES, era superiore all'ammontare complessivo della TARES dell'anno. Perché abbiamo portato questo benedetto K e questo coefficiente, come lo chiami tu, al 70? Ma pensi che ci siamo arrivati così, ci siamo alzati a media, famo 70? Così a casaccio? No, siamo partiti da 50, 55, 60, 65. Alla fine lì ci è sembrato, però questo è opinabile, perché per carità, ma l'ufficio che è tecnicamente superiore a noi, perché poi ci fa supporto, abbiamo pensato che era la soluzione migliore, poi lavorando poi con le deduzioni, con le agevolazioni. Sulle agevolazioni è un costo a carico del bilancio del comune. Lo Stato, ha detto lì prima anche come le sanzioni, no? Che lì te lascia la possibilità, però dobbiamo essere consapevoli che quei soldi il prossimo anno bisogna metterli in bilancio sui altri soldi dei fabrianesi. Perciò io ho fatto questo discorso per portarvi all'attenzione questo fatto. Il conto economico va modificato. Io il conto economico come farai a modificarlo? Tu vuoi modificare il coefficiente, no? Il conto economico è... il conto economico complessivo è quello, è 4. Sull'ordine del giorno ti ho risposto che sono d'accordo, perciò non ci penso che non ci siano problemi. E sul controllo, non l'ho già detto, il controllo delle partecipate, c'è stata adesso l'ordine del giorno, la interrogazione di Romagnoli, come si chiama? Arcioni. L'ordine del giorno del consigliere Urbani, al quale ho risposto due ore fa, se non so, con la quale abbiamo detto che noi faremo, il presidente della commissione ha preso la parola, è stato chiarissimo, faremo una commissione specifica su questi fatti che tu hai detto, anche perché era un impegno che avevamo preso noi qui dentro in Consiglio Comunale in sede di approvazione del conto consuntivo. Perciò su questo massima disponibilità. Solari, scusa, tu mi hai fatto tutta quella strofella con tutti i comuni, condividiamo tutto. Incontri con le categorie, noi le categorie le abbiamo invitate tutti, lavoratori, imprenditori e quant'altro, commissioni. Abbiamo cercato di fare, certo, mica, sui regolamenti dei tributi comunali, le consultazioni, forse mi hanno detto gli uffici, almeno non lo so, non si è mai fatte, sul bilancio si fa, le consultazioni. L'abbiamo voluto fare, cosa è successo? Che mentre la Confindustria, a cui qualcuno, non so se tu qualcun altro leggeva, Sassoferrato, Clementi, la Confindustria, quelle stesse persone, che mi pare che ha letto qualcun altro, non so se era Arcioni, sono stati d'accordo su questo regolamento, c'è tanto di verbale. Chiaro? Chiaro? Certo, se facciamo il coefficiente 60 ci guadagnate di più, ci costava di più, però abbiamo detto attenzione, perché le famiglie le massacriamo, e in un contesto di equilibrio generale, il buonsenso in questi casi serve, giusto? Si è concordato di fare in questa maniera. Ho detto pure nel mio primo intervento che proprio ieri sera abbiamo fatto 2 ore e mezzo con i sindacati confederali, i quali alla fine, certo, anche loro sono critici sulla imposta. Sulla tassa, anzi, giusto? Sono critici. Però sul sistema di applicazione, non è che ci ha detto che si poteva fare tanto meglio, pur consapevole di quello che dici tu, caro Rossi, capisci?
Questo è quello che è venuto fuori dalla consultazione. Adesso ho detto pure, si parte, vediamo quello che succede, che può essere pure che toglie tutto, perciò ricominciamo da capo. Se poi vediamo che in sede di applicazione verrà fuori qualche problemino, siccome il 2014 è prossimo, non è che è fra un anno, ma c'è soltanto 6 mesi, chiuso, nulla vieta che si possa rintervenire in qualche modo. Però il concetto, ha spiegato bene Guidarelli, che noi stiamo qua per vessare i cittadini, questa è una cosa che proprio non ci sto. Io faccio l'assessore alle finanze da un anno, è un anno che sto solamente o i debiti fuori bilancio o le tasse. Qui non c'è più nessuna programmazione. Siccome ho fatto, fortunatamente, questo mestiere anche 30 anni fa, 25 anni fa, io vi dico a questi più giovani che noi abbiamo peggiorato. Io sono un nostalgico della Prima Repubblica, qui non se ne può più questo Stato. Non se ne può più, giusto? Non se ne può più. Questa è la verità, ma io però sono pragmatico, devo applicare le norme che ho, non è che fa come mi pare. Qui pare che qualcuno, il Comune dice qui non lo applichiamo, qui non famo, ma che fai? Come fai? Ma come fai? Lo Stato i soldi suoi li vuole, tu comunque i 30 centesimi loro li vogliono, dove li vai a prendere? Che fai? Chiudiamo tutto? E sono discorsi, sinceramente mi dispiace, senza senso. Mi permetto di dire, senza una proposta, allora dicevo, si potrebbe far tagliare tutti questi costi e noi potremmo fare questo. Questo è il discorso da fare. Tanto qui, se noi non ci mettiamo sulla testa che dobbiamo tagliare i costi, qui non si va avanti, amici. Questo è il discorso. Però i costi è difficile tagliarli, perché la cittadinanza è abituata ad avere dei servizi, che poi non è manco, la cittadinanza non è manco molto soddisfatta di quello che diamo. Perciò, se non passa questo concetto con le persone che ascoltano i nostri discorsi, che qui si può fare tutto il rovescio di tutto, non è vero. No, noi siamo un'istituzione, dobbiamo rispettare le leggi dello Stato. Io non sono uno per fare il bandito. Allora noi ci mettiamo a fare i banditi, mettiamo la città, facciamo una città bandita. Famo come ci pare, non applichiamo qui, non famo là. Ma come fate? Ma come fate? Io personalmente non sono disponibile, anche perché poi ci sono delle responsabilità anche penali, no? Non è che uno può fare l'amministratore pubblico e si mette a fare come gli pare, perché ma ragazzi, ma scherziamo? Comunque, esempio Sassofrato, ecco, è uguale, perciò esempio Sassofrato, è solare, è tutto questo qui, c'è scritto qui, ecco, sugli appunti. Romagnoli, Romagnoli ha fatto un discorso condivisibile, io condivido su tutto, però ti manca un particolare Romagnoli. Non ci hai detto dove prendere le risorse. Tu hai fatto tutta una disquisizione, però non hai detto questi 4 milioni 180 mila euro dove si andranno a prendere. Questo non l'hai detto, hai fatto un discorso però condivisibile per certi aspetti. Come sono d'accordissimo sulla prima parte del discorso urbano. Urbano, hai fatto un discorso, io te lo sottoscrivo. La prima parte del tuo discorso te lo sottoscrivo perfettamente. Però su ancora ambiente. Oggi, come siamo messi con le norme che abbiamo, con gli atti amministrativi che abbiamo, no? Con gli atti amministrativi che abbiamo, non possiamo fare diversamente. L'ho detto prima del contratto di servizio. Allora qui il discorso, ecco, se noi, e qui per carità, io certo con i tempi che possiamo avere tutti quanti, chi più chi meno, se qui c'è la volontà politica di rimettere, potrebbe essere l'occasione anche dei bilanci, di vedere, fare una verifica seria, approfondita, tecnica pure, di tutto questo ambaradan che gira intorno a noi, ma se trovassimo una soluzione che cura gli interessi di questa città, ma sapete di chi è che non è d'accordo? Però dobbiamo sempre fare riferimento, scusate se ci batto sempre, perché molte volte c'è dei discorsi che veramente mi fanno un po'... Noi abbiamo una regione che fa le leggi, e abbiamo uno Stato che fa le leggi. E non è che Fabriano può fare come gli pare. Noi dobbiamo stare sempre dentro un quadro normativo che è quello vigente, purtroppo. Possiamo protestare, possiamo fare gli ordini del giorno, ma alla fine della festa siamo l'ente finale di una catena dove, vedete la differenza, quindi siamo stati mesi e mesi a litigare se 35 è il gettone, 42, 50. Poi abbiamo quelli che prima 10-15 mila euro e continuano a prenderli tranquilli e beati. Ragazzi, questa è una cosa, perciò che non va, già da questo fatto si capisce che non va bene. Io perciò non voglio fare troppe polemiche, io devo dire soltanto una cosa, alla fine poi io su questo discorso chiaramente non parlo più. Noi questa sera, Presidente, non so se è il caso di fare una votazione del Consiglio Comunale o quant'altro, prima di andare a casa,
dobbiamo trattare anche l'argomento che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio. Il riconoscimento, stasera votiamo solo il riconoscimento, non è che paghiamo il debito, perché è un atto che oggi è l'ultimo giorno, che scade, l'ho detto in commissione e lo ribadisco in questa sede. Perciò si va avanti, non so se serve una votazione del Consiglio, perché se vogliamo finire statale, se poi passiamo a quel discorso lì. Quello bisogna farlo comunque. Grazie. Bene, Assessore. Prego, Consigliere Solari. È terminato il tempo per consegnare gli emendamenti, quindi prego Consigliere Solari. Grazie Presidente, no, per fare due precisazioni. La parola al Presidente, Vice Sindaco. Posso? Pensavo per fatto personale, visto che diceva solo... prego. Non dico le cazzate. Allora, la prima cosa, io non ho detto che con l'indifferenziata si paga di più. Io ho detto che si è passati dalla TARSU con un prelievo proporzionale alla qualità del servizio reso in base al principio europeo che chi più inquina più paga. Questo io ho detto. E con ha scritto male. E con la TARES invece questo non vale più. Riguardo la seconda accusa che si dicono cose inqualificabili o quant'altro, io ho riportato l'esempio di un primo cittadino di un altro comune. Ho portato anche il più eclatante, perché sennò qui c'è un'unica verità, lo ripeto, quando invece non funziona così. Allora io, a seconda di quello che avete detto voi, che avete detto te, Vice Sindaco, riconfermo il fatto che se Letta decide che Fabriano deve essere l'obiettivo per un esperimento bellico nucleare, siccome l'ha detto il governo, noi votiamo a favore, perché è una legge del governo, un'imposizione del governo, che facciamo? Votiamo contro? Ci ribelliamo? No! L'ha deciso il governo, lo facciamo, no? È questo il sistema, è questo. Perché c'è stato il sindaco di un comune nel Veneto che ha detto: io non me la sento di applicare questo, preferisco avere meno trasferimenti statali che far morire i miei cittadini. Punto. Allora, consigliere Arcioni, Romagnoli e Urbani, è per fatto personale, se no è chiusa la discussione. Andiamo in ordine, prego, vi chiedo comunque di essere concisi, perché tanto gli argomenti sono tanti ancora. Prego, consigliere Arcioni. No, io volevo chiarire una cosa col Vice Sindaco, perché io credo che forse non... Cioè, o il Vice Sindaco, quando noi della minoranza parliamo, si mette nella posizione di capire quello che non è, oppure... noi forse abbiamo poche capacità di farci comprendere, non so, forse sarà colpa nostra. Io quello che voglio dire, che forse no, però lo dico in maniera più chiara, perché forse, allora, noi, e lo vedremo quando andremo a trattare la parte che riguarda le tariffe, noi possiamo portare come esempio dei comuni che relativamente alla gestione dei rifiuti, nonostante gestiti da Ancona Ambiente, hanno cercato di innescare un percorso virtuoso che l'hanno portati a tirar fuori delle tariffe, delle aliquote relativamente alla TARES, umane rispetto a quelle che ha prodotto il comune di Fabriano. Lei ha avuto in eredità, Vice Sindaco, no? Una gestione allucinante. E io, fossi stato al suo posto, io avrei chiesto il danno all'erario rispetto a quello che è stata la gestione della giunta precedente relativamente al tema dei rifiuti. Perché lei, e poi dopo lo vedremo quando parleremo di tariffe, cioè qui stiamo parlando di cose allucinanti, e non potete neanche dire le superfici, perché quello che conta nei rifiuti, lo sa meglio di me, è la densità degli abitanti per chilometro quadrato, lo sa meglio di me. Ecco, quello che volevamo dire è semplicemente questo: è probabile che se noi arrivavamo ad oggi, e lei arrivava ad oggi insieme alla De Simone a partorire queste tariffe, con un percorso virtuoso alle spalle, è probabile, come fra l'altro ha detto anche lei in commissione, che avrebbe potuto fare molto di meglio. Quindi noi, per quello che riguarda il mio intervento, io non ho condannato il fatto che io vorrei capire da quando si è insediata questa giunta tutte le azioni che avete fatto per mettere intorno al tavolo i signori di Ancora Ambiente, come hanno fatto altri in questo territorio, no? E dirgli: io voglio ottimizzare un po' di cose.
siccome questa cosa non è stata fatta, ma non è stata fatta sempre col discorso del criterio non disturbiamo, no, io voglio dire, però i frutti allora non sono stati raccolti. Io volevo dire semplicemente questo. Grazie. Prego, consigliere Romagnoli. Allora, dice l'autoressa che l'ha espresso su... Ecco. Ha espresso il parere sull'emendamento che ha proposto, quindi lo può leggere lì. Prego, consigliere Romagnoli. Grazie, Presidente. Mi dispiace perché Tini quando è molto angelico quando fa gli interventi, tutto quanto, molto così. Poi dopo però c'è paura che magari ti rispondiamo, invece cioè, è un discorso, rilassiamoci, nel senso non c'è niente di... ti è sfuggito, Angelo, nel senso che io ho cercato un attimo di stringere, è vero, e l'ho detto in modo molto... la parte propositiva te la sei persa. Quindi è sbagliato scrivere l'appunto, hai perso un attimo la cosa mia, però la parte propositiva, ho preso la voce solamente per questo, era quella di dire ci sono diverse cose che uno potrebbe adottare per, che sono, per esempio, come può intervenire, io immagino una società in cui ci sono comunque delle fasce che hanno di più, delle fasce che hanno di meno, chi è che ha più tempo, chi meno tempo, chi è che prende la cassa integrazione, c'è chi non la prende, chi è disoccupato, chi ha difficoltà, e magari c'è la possibilità di far collaborare queste entità insieme per abbattere dei costi magari che si hanno nel gestire i rifiuti o quant'altro. Ci sono città e ci sono comuni che guadagnano con i rifiuti. Per noi la risposta che ci è stata sempre data è stata sempre che i rifiuti sono un costo, cioè di fatto noi non sappiamo dove vanno i nostri rifiuti, quanto ci costano a questo punto, perché invece io mi immaginavo una città dove dice ok, benissimo, c'è un capannone vuoto, ce ne abbiamo a migliaia, no? Ok, allora pensiamo a fare un qualcosa per trasformazione, per adoperarci e fare altre cose che potrebbero comunque creare circuiti virtuosi per abbattere costi, per creare profitto, per creare posti di lavoro, per creare senso di comunità e quant'altro, cioè ci sono altre cose da poter adottare. Il fatto, ribadisco e chiudo, che è una legge e quindi bisogna applicarla senza dire a... Noi non, cioè io non lo concepisco, nel senso che se il Parlamento, che poi io non lo giudico, non rispetto nel modo più assoluto, perché questo governo a me non mi rappresenta in nessun modo e lo stiamo vedendo in questi giorni, ma se queste persone qua dicono ok, domani fucilate a muro tutti i cittadini, vengono fucilati, cioè, perché è legge. E ho fatto l'esempio della centrale, della legge energetica che ha permesso l'autorizzazione di centrale a biogas e biomassa, proprio per questo, perché quelle centrali uccideranno dei cittadini e quindi quelle centrali sono state autorizzate, siccome è la legge che fa un idiota, e allora noi andiamo dietro a una legge che fa un idiota. No, uno si deve fermare e dire, siccome io sono un sindaco e ho come in primis consigliere Romagnoli, però adesso è fuori dal fatto sicurezza dei cittadini, detto prima, non sono fuori, Presidente. E come no, dai. No, sto dicendo, siccome il sindaco è in primis il responsabile della sicurezza dei cittadini, e qui parliamo di sopravvivenza, si può benissimo mettere di traverso e dire... Magari facciamo una manifestazione a livello nazionale di protesta, perché questa è una legge, come diceva anche prima Solari, anticostituzionale. Quindi, ma io non... nessuno... va bene, dai, consigliere Romagnoli. Quindi per voi va bene. Gli argomenti sono tanti, eh. Consigliere Urbani, lei pure per fatto personale, cioè o mi è sfuggito, io non ho sentito, cioè, chiamarla in causa. No, Presidente, guardi, l'assessore Tini... ha detto che in questi nostri interventi non ha
colto delle proposte. Io volevo invece allora spiegarmi meglio, perché evidentemente non mi sono spiegato bene, ma le proposte noi, io credo di averle fatte, forse allora conviene che spiego meglio le proposte. Allora, Ancona Ambiente, le tariffe che scappano fuori, il costo che viene fuori, poi lo guarderemo nel costo tariffario, viene preso e riportato su una delibera. Io allora la proposta che ho fatto, a parte quella nazionale che dobbiamo premere sui governi nazionali affinché diminuisca la pressione fiscale a tutti i cittadini, alle imprese e quant'altro, è un'altra, Angelo, è quella di andare a controllare quello che costa Ancona Ambiente, perché noi siamo il secondo comune come quote di azionariato di Ancona Ambiente dopo Ancona, col 5,32%, e in commissione è venuto fuori che non sappiamo nemmeno in questo momento chi è il rappresentante del comune dentro Ancona Ambiente che dovrebbe tutelare, non c'è. Chi è? Non c'è. Ma vi pare giusto? Ma ragazzi, chi lo deve nominare? Io? E chi? Va bene, allora noi ci prendiamo, Giancarlo, i costi che ci propina Ancona Ambiente, così al buio senza sapere, eh? Ossia, io credo che se noi andiamo a controllare, perché vedo sulla perché se vai sul sito Ancona Ambiente, Ancona Ambiente c'è anche il 50% di partecipazione nell'Ambiter che è in liquidazione. L'8% a Pallombina SRL in liquidazione. Non sarà che tutti quei costi generali che ci propinano in percentuale a tutti i 6-7 comuni dovremmo coprire anche i costi delle inefficienze di Ancona Ambiente? E noi ci libiamo, li carichiamo ai cittadini? Questo te volevo dire con la proposta di andare a controllare quello che noi riceviamo da Ancona Ambiente, e non al buio. Grazie consigliere Urbani, prego sindaco, poi andiamo con la votazione degli emendamenti. Prego. Guardate, io cercherò di essere, di fare un intervento globale e forse coraggioso. A me questa tassa non piace, chiaro? Non è che io sono la Tares, me l'ho sposata. Cerca di star zitto quando parlo e ascolta, se ci riesci. Grazie, grazie. Perché io cerco di star ascoltando. Di solito, cerco di capire quello che mi dite. E non è piaciuta nemmeno alla maggioranza quando abbiamo fatto gli incontri, perché è una tassa che ha delle componenti di ingiustizia che si riversano su alcune categorie di cittadini e su altri no. Allora abbiamo cercato di costruire un equilibrio. Certo, non so, se fossi stato il sindaco di Roncà, 3.700 abitanti, 18 chilometri quadrati di superficie del comune, 18 chilometri, noi abbiamo 266 chilometri di strade bianche, una frazione, le frazioni di Precicche a 36 chilometri e Campodonico a 16 chilometri all'altra parte, siamo il quinto comune per estensione d'Italia, è chiaro che abbiamo un costo diverso, un conto è 18 chilometri quadrati, 3.700 abitanti e probabilmente se la faranno pure da soli la raccolta, a buon bisogno con due persone e un camioncino risolve il problema. Ma noi qui siamo un comune che ha una densità abitativa bassissima, esteso su un territorio ampissimo. I costi lo sappiamo tutti che a noi ci si aggravano. Il contratto di servizio fatto con Ancona Ambiente sconta sti costi, perché se parti con camion e devi annappiare la monnezza a Precicche, ci devi fare 36 km andare, 36 km a tornare. E quindi chiaramente questo problema ce l'abbiamo. Noi abbiamo il problema come ce la Genga, come ce la Sassoferrato, che guarda caso ha fatto lo stesso contratto, è andato a prendere Ancona Ambiente, anche Sassoferrato, non lo so. Noi in Ancona Ambiente abbiamo una posizione critica e quando prenderete i verbali del Consiglio di Amministrazione vedrete che abbiamo espresso posizioni critiche sull'andamento della gestione di Ancona Ambiente da quando ci siamo noi. E abbiamo problemi nei rapporti, ma per come gestiscono il Consiglio di Amministrazione, sui conti, sui lavori che ci vengono prodotti, noi abbiamo un contratto di servizio che dobbiamo onorare, perché non abbiamo fatti noi quei conti. Se il contratto dura 3 anni, o lo disdetti se hai la certezza con quali penali, quali problemi, oppure lo fai funzionare, e quest'anno l'abbiamo fatto funzionare. Nel 2012 noi abbiamo risparmiato, proprio per quella anche attenzione richiesta da
da tutti coloro, dai cittadini, al movimento, dai consiglieri, ma è possibile che non possiamo recuperare qualcosa? Ci siamo presi delle gestioni interne, ci siamo venduti la plastica da soli, abbiamo cominciato a fare dei pezzi che possiamo farceli da soli e abbiamo risparmiato 160.000 euro, che sono quasi quel 15% che noi versavamo e non incassavamo con la Tarsu, con la vecchia Tarsu. Perché l'aumento non è proprio così, è altissimo, già lo sappiamo, ma l'abbiamo compensato con alcune migliori attività che siamo riusciti nella vendita dei rifiuti, nei rapporti che siamo riusciti a costruire, ci ha portato un vantaggio economico che oggi non dobbiamo riversare dentro la tassa, perché altrimenti sarebbe stato ancora più alto il costo. E questi però dovete darmi, scusa, io fossi sindaco, voi dove qualche certezza ce la devo avere, perché se no qui non si fa più niente, io non gliela faccio più a dire alle persone che non ho più le risorse, ai disabili, alle signore che vengono qui, alle mamme che non gliela fa pagare la tassa e anche quelli di stamattina, io non ce la faccio più a guardare la gente negli occhi, perché non abbiamo le risorse, e quelli che rischiamo di dover mandare a casa perché probabilmente il prossimo anno non riusciremo a coprire le mense, i costi, oppure i costi del centro del dopo di noi. Io non gliela faccio più a dire a sta gente, perché l'anno scorso già abbiamo fatto dei tagli su alcuni servizi che sono pesanti, che la gente li sente, e certo, chi li sente? La fascia debole, eh? Chiaro. Sta tassa, pensate che a me, che sono a favore della famiglia, che mi ci sono battuto una vita, mi piace se 5 componenti a 100 metri quadri deve pagare meno di quelli che ce n'è uno solo, più, anzi 5 volte di più, non mi pare giusto, perché se uno Stato privilegia la famiglia, non può fare una tassazione come questa. Ma non sono riuscito a trovare una modalità per evitarlo. Ho cercato di mettere in piedi, mi spiace perché ci abbiamo lavorato tanto per capire se questo famoso KD era anche spezzettabile. Ma il rischio dello spezzettamento sta nel fatto di non avere più la certezza delle entrate, perché si favorisce coloro che fanno ricorso, gli si dà un altro alibi per crearci problemi e non avere la certezza delle entrate. Un comune, un qualsiasi ente, qualsiasi impresa, come una famiglia, si regge sulla certezza delle entrate. Se non c'ho una, perlomeno, io so che penso che avremo delle difficoltà a riscuotere anche nel corso dei prossimi anni se Tecnowind non si salva, se la Cotton Club chiude, se l'Indesit fa sta scelta scellerata, è chiaro che qualche problema in più ce l'avremo, non ci avremo le entrate a sto comune. Perché se la gente non mi lavora? Oggi è venuto uno che non... Ma lo so, tutti i giorni vengono da me persone, dice ma... manda i servizi sociali, no? Io credo che la gente voglia parlare col sindaco, io me ne faccio carico perché penso che sia giusto, perché voglio capire bene quanto sta messi male, quante persone soffrono in questa città, e c'è gente che non gliela fa sbarcare al lunario. Allora io, se però ho una certezza, consentitemelo consiglieri, garantiamoci una certezza delle entrate, perlomeno la più possibile, in modo che quando posso fare un bilancio non devo fare un debito fuori bilancio per tagliare le piante secche, perché ho la possibilità di fare le potature anno, perlomeno di metterci 30, 40, 50 mila euro all'anno per fare le potature, perché se no qui non potiamo più, non c'è, guardate, ci casca le piante, e non è la prima. Io l'avrei fatto, se era per me, quello debito fuori bilancio stasera, l'avrei fatto a febbraio quando me ne cascava un'altra. Ho detto famolo, ma no, dopo andiamo a fare il debito fuori bilancio, non ci avevamo i soldi, che cosa succede? Stavolta ho detto basta, famo quelle potature che deve essere fatte e chiudiamo sta storia, perché io non voglio pensare che vado a dormire la notte e casca la pianta o un ramo sulla testa del bambino dentro il giardino o dalle altre parti. E poi l'ho fatto fare. Sbagliato, giusto, stasera il consiglio deciderà se no lo pagheremo, farò un mutuo. Però non è questo, un mutuo personale se serve, perché tanto il debito fuori bilancio alla fine lo paga. Va bene, pagheremo con quello che è. Però tecnicamente io dico, guardate, adesso... A me non me ne frega se viene qui un cittadino che vuole fare un'iniziativa culturale che serve 10.000 euro, gli dico di no, perché iniziativa culturale, e poi dice magari in giro, il comune non sostiene iniziative che potranno portare lustro alla nostra città. Può darsi che lo fa, ma quando mi viene un disabile o quando mi viene uno che non può, che non gli possiamo dare il trasporto o la mensa, questo sì, questo mi pesa tantissimo. E io vorrei quindi in una certezza delle risorse, in una possibilità di avere entrate certe, e in questo caso io ho chiesto ma quant'è che dovevamo coprire? Purtroppo il taglio del fondo di riequilibrio ci comporta che in qualche modo lo dobbiamo coprire o tagliamo la spesa sociale. La nostra spesa più alta è la spesa sociale. La manutenzione del verde l'abbiamo ridotta
7-8 anni fa, quanto si spendeva per la manutenzione del verde? 350.000 euro, e ci avevamo 5 ettari. Oggi abbiamo 10 ettari 800, e 800 metri e ci avevamo speso, stanno 180.000 euro. E certo noi la famo a pulire la piscina, a tagliare l'erba e a finire. Se scoccia il braccio per il tagliasiepi, non ci abbiamo 20.000 euro per comprarlo. 26 costa, mi pare a 20.000, 26, ci sarà pure l'IVA, tutti questi aumenti e compagnia. Come lo famo? Ci dobbiamo arrangiare. Capite? Dentro questi quadri, e noi ci stiamo muovendo in questi quadri, la TARES, iniqua, ci consente di avere una certezza di entrate tale che possiamo andare al bilancio. Io la vorrei fare prima possibile il bilancio, perché anche la settimana scorsa la manutenzione delle scuole, giustamente a volte si fanno interrogazioni, no, sulle strade che hanno problemi, le scuole, io ho sentito tante interrogazioni, giuste, ma quando le risorse, la certezza delle risorse non ce l'hai, che rispondo? Quanti consiglieri di maggioranza mi viene a dire, scusa, ma quando lo famo quel lavoro lì? Quando sistemiamo da quel posto? Ci avevamo preso un impegno? C'è ragione, ma se io non riesco a fare il bilancio, non ho le entrate, non so come sbarcare il lunario, faccio fatica. Allora vi chiedo, e questo ve lo chiedo poi, e l'avrei firmato anche io, questo ordine del giorno. La protesta politica la so fa, penso anche di averlo dimostrato che qualche volta so fare le proteste, perché mi riesce anche bene se ci voglia. Ma quando vedo che più governi che si susseguono hanno una strategia negli ultimi 15 anni, 20 anni, che è quella di fare il gioco, di scaricare sui comuni, e l'avranno sperimentato gli amministratori che sono stati qui in precedenza, scaricare sui comuni la loro incapacità di fare le scelte. Perché questo è stato fino ad oggi. E io sostengo, e l'ho detto, purtroppo vedete, noi non siamo nemmeno in nessun organismo dell'ANCI. E io ho chiesto di entrare negli organismi dell'ANCI, delle Marche. Ho chiesto di entrare e invece non ci siamo. Non siamo nel Consiglio di Amministrazione e ancora niente. E ci siamo battuti, finché non si fa il nuovo Consiglio di Amministrazione non posso nemmeno rivendicare la presenza, anche se l'ho rivendicata politica. Scusa, Urbani, dai, per favore, su ancora ambiente, famoci un dibattito. Si deve dimettere, non abbiamo un rappresentante del Fabriano, si deve dimettere il Consiglio per mettere un nuovo. No. Allora, dobbiamo fare il nuovo. Adesso tutti... voi avete visto, scusate, per essere chiari, avete visto queste manifestazioni in questi giorni? Sapete quanto ci costano lo straordinario dei vigili urbani? Noi siamo fuori con lo straordinario dei vigili urbani, con l'accuso, perché la viabilità, i servizi, sono tutti garantiti da noi. Perché la questura, quando viene, ti chiede di supportarla nelle azioni. Ma vi dico cose che possono sembrare sciocche. La lavorazione dei rifiuti, sono tutte industrie insalubri di prima classe. Tutte le lavorazioni dei rifiuti sono tutte di industrie insalubri di prima classe. Noi ce ne abbiamo alcune di lavorazione dei rifiuti. Per fare la lavorazione dei rifiuti dobbiamo insediare industrie insalubri di prima classe. E io ho detto che per industrie insalubri di prima classe sono d'accordo, ma non sono d'accordo sulle industrie a rischio di incidente rilevante. Non sono d'accordo alle industrie che inquinano. E questo l'abbiamo sempre detto e abbiamo già detto in precedenza. Però qui dopo bisogna essere attenti, perché se vogliamo andare a trattare i rifiuti, una discarica come quella della Cornacchia, sta lì, è bella grossa. Chiaro che credo che Maiolati può fare anche a meno forse applicare la TARES, i 30 centesimi con l'F24 probabilmente lo può fare, ma siccome c'ha tutti i soldi che non riesce a spendere, probabilmente loro con quella discarica se possono anche finanziare la possibilità forse manco di fare la TARES. Questo non lo so perché non l'ho verificato e quindi posso dire una cosa ingiusta. Però vi chiedo quindi di capire che non è che lo vogliamo fare perché ce lo sentiamo. Noi abbiamo bisogno di una certezza delle entrate, di garantirci quelle risorse, di essere equi il più possibile con i cittadini e se era possibile, e ci abbiamo cercato di farlo, sostenere le piccole attività commerciali che vivono nel centro storico e pagavano un sacco di soldi, perché qui un fruttivendolo va a pagare, gli dà, certo che alla banca, questi hanno fatto semplice questo ragionamento. Alle banche dice che produce le banche dei rifiuti? Che produrrà dentro una banca? I fogli e carta, lì per lì, ma quasi niente. E quindi che fa? Quelli paga niente. Chi le produce questi rifiuti? Perché siccome dopo lo Stato gli deve rientrare quei soldi, ma li produce i fruttaroli, le pizzerie, i piccoli baretti, e allora quelli li abbiamo saraccati. In qualsiasi KD, puoi fare un KD1, KD5, quelli paga sempre.
Allora dico, facciamo il KD che ci consente di tenere sulle imprese quella tassazione che è possibile e cerchiamo di sgravare il più possibile quelli piccolini che stanno in centro storico. E questo è, ce lo, è quello, secondo me, ce ne dobbiamo fare carico come comunità. Perché il, quando parliamo di piccolo commercio, prodotti a chilometro zero, risorse del territorio, è giusto che noi ci diamo da fare. Dentro qui ci sta quella politica. Forse non è emersa bene, ma noi è quella politica che abbiamo cercato di fare. È una politica che privilegia il piccolo, ove possibile, nel rispetto della legge. E io vi dico, nel rispetto della legge. Che io la contesto la legge ci sta, e sono d'accordo con voi, e questo documento io all'ANCI, appena potrò avere la possibilità di aprire la bocca e dirlo, lo dirò. Però non è che questo mi cambia, voglio cambiare la legge, sono d'accordo, cambiamola. Miglioriamo però, per esempio, la nostra capacità di come dicevamo prima, di lavorare sui rifiuti e farli diventare risorsa. Io su questo sono d'accordo. Ci sta lavorando l'assessore Alianello insieme all'ufficio, hanno fatto un lavoro nel 2012 prezioso. Io stanno, credo che anche con la raccolta differenziata miglioreremo ancora, ci potremo vendere più la plastica, siamo aumentati di qualità, ci hanno dato un codice migliore e quindi ce la possiamo vendere noi, che andiamo a venderla a terzi, andiamo di noi direttamente a Corepla. E questo è stato un obiettivo che abbiamo perseguito, è un obiettivo politico, ma che ci porta a risorse interne, che potrà probabilmente, invece di 4 milioni l'anno prossimo, invece di 4 milioni e 100 mila euro, io spero di poter avere bisogno di 4 milioni. E poi vedremo. Fino ad oggi abbiamo cercato di fare, questa è la politica che stiamo cercando di mettere in piedi, su questa mi spendo, per questa e la voglio difendere, nell'ambito e nel rispetto di una norma che non condivido. Bene, sindaco, quindi andiamo con le votazioni, prima dell'ordine del giorno lo illustra il consigliere Rossi e poi con gli emendamenti. Prego, consigliere. Grazie presidente, l'avevo già letto l'ordine del giorno nell'ambito della discussione, l'avevo già letto, quindi possiamo anche andare direttamente alla votazione. A posto? Benissimo, andiamo subito alla votazione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 24, votanti 24, astenuti 0, favorevoli 24, contrari 0. Consiglio approva. Quindi passiamo agli emendamenti. Facciamo l'emendamento della maggioranza. Tutti. Allora, tutti gli emendamenti mi dicono che sono al parere dei revisori, bisogna temporeggiare un attimo. Ha detto tutto.
Presidente, ma su questi emendamenti ci vuole il parere? Mi dicono di sì. Perché? È mica una variazione del bilancio questa. Perché ci vuole i pareri del... Sia il segretario, sia la dirigente, ma sì. Ma mica cambia le risultanze del bilancio, non li fa i regolamenti del comune, se tu guardi il nostro regolamento di contabilità, ma anche il testo unico, pare che lo dica, sui regolamenti di carattere economico-finanziario è necessario il parere del collegio sindacale. No, il collegio sindacale c'è. No, è certo, beh, revisori, come li volevamo chiamare, insomma. Allora, in attesa che arrivino gli emendamenti, i pareri sugli emendamenti, sospendiamo per 5 minuti la seduta.